possiamo cominciare i nostri lavori. Ringrazio tutti per la presenza qui oggi per questo ricordo dedicato a Ferdinando Russo. Ringrazio appunto i docenti del Dipartimento di Scienze delle Antichità del Teatro Antico innanzitutto e degli altri dipartimenti della ex Facoltà di Lettere e Filosofia. Vedo anche molte presenze di docenti oggi attivi o che sono stati attivi nei licei, dei due appunto licei principali, cioè classici della città, Orazio Flacco e Socrate, ma vedo appunto docenti che sono attivi in altri licei classici della provincia. Non li cito perché sicuramente dimenticherei molti, ma abbiamo rappresentanti appunto da licei classici di Taranto, Corato, Terlizzi, Conversano e altri. Dunque non sono presenti, ma hanno fatto pervenire il loro saluto moltissimi colleghi grecisti e non solo grecisti da varie università italiane. Non li citerò per non dispiacere nessuno, ma anche perché qui, e cedo subito la parola, abbiamo a rappresentarli tutti il professor Mauro Tulli, che viene dall'Università di Pisa ed è attualmente presidente della consulta universitaria del greco. Attendiamo anche, ad un certo punto apparirà il magnifico rettore dell'Università di Bari, il professor Antonio Ulivio. In questo momento si sta tenendo un consiglio di amministrazione straordinario, convocato appunto in forma straordinaria. Ovviamente le ragioni finanziarie, i problemi finanziari impongono questo impegno. Lo avremo tra noi, nel momento in cui arriverà cederemo appunto la parola. Per adesso proseguiamo col nostro programma. Prego Mauro. Grazie Piero, e sono davvero felice di poter portare i saluti della consulta universitaria del greco in una occasione di così sentito, così partecipato ricordo di Carlo Ferdinando Russo. Imiterò il saluto a poche parole, rievocando il contributo di Carlo Ferdinando Russo alla vita della consulta universitaria del greco. Carlo Ferdinando Russo appartiene saldamente al gruppo che possiamo dire di fondazione della consulta, una fondazione che si ebbe il 25 novembre del 1981 per iniziativa di un gruppo ben preciso e ben definibile sul piano generazionale. Si riunirono a Roma Sapienza presso la facoltà di Lettere e Filosofia, la sala del consiglio come allora veniva chiamata. Si riunirono 22 colleghi tra i 51 raggiunti per via di contatti interpersonali. I 22 colleghi arrivarono a scrivere uno statuto della allora nascente consulta universitaria del greco, uno statuto che poi sarebbe stato rivisto più volte, 25 novembre 81 la prima stesura, poi il 30 ottobre del 90, il 17 giugno del 2006, l'ultima revisione il 10 dicembre del 2011, nel costante tentativo di aggiornare la vita della consulta universitaria del greco alle specifiche esigenze dei tempi. Di quell'incontro del
25 novembre 1981, conserviamo preziosamente, conserviamo il verbale, e il verbale registra più di un intervento di Carlo Ferdinando Russo su argomenti che poi, problemi che poi sarebbero stati a lungo davanti agli occhi di tutti i membri della Consulta Universitaria del Greco. Allora in particolare si registrava la questione della presenza o meno degli associati all'interno della Consulta, una novità nel tempo, perché allora si aveva alle spalle da poco pubblicata la nota legge 382 del 1980. Eventuale ingresso, si diceva, per ora è una realtà priva di consistenza giuridica, e su questo vediamo nel verbale che si concentra più nell'intervento di Carlo Ferdinando Russo. Il dubbio, la Consulta Universitaria del Greco riuscirà a superarlo ben 25 anni dopo, proprio con il suo terzo statuto del 17 giugno 2006, che segnò l'ingresso dei colleghi associati all'interno della Consulta. È ovvio che dietro un dubbio del genere ci sono dei problemi di fondo, delle concezioni di fondo del nostro stare insieme nella didattica e nella ricerca del greco. Altro problema sul quale vediamo nel verbale che si concentra l'attenzione di Carlo Ferdinando Russo è il problema della doppia iscrizione, ovvero se permettere l'iscrizione a più consulte. Lì emerge nettamente un parere negativo che poi ha la prevalenza presso i presenti. Anche questo un problema superato, ma dopo vari dibattiti all'interno della Consulta. Il gruppo dei presenti poi arrivò a eleggere una giunta, anche lì abbiamo un pronunciamento di Carlo Ferdinando Russo. A una giunta Carlo Ferdinando Russo non prese parte questa fase aurorale, ma divenne pochi anni dopo, cioè dal 1985 al 1987, presidente della Consulta Universitaria del Greco, un mandato breve, di fatto poco più di 2 anni, perché breve si voleva il mandato del presidente in quel periodo, una prospettiva che oggi potremmo dire di tipo assemblearistico, e del resto i tempi sono segnati, 1985-1987, una prospettiva marcatamente indicata da numerosi membri della Consulta Universitaria, che è comandato breve, perché l'assemblea che di fatto deve condurre la politica della Consulta. Anche questo aspetto fu poi superato con il trasformarsi inevitabile del nostro punto di vista, il mandato è passato a 3 anni recentemente, di nuovo proprio con la revisione del 2006. Esistono dei faldoni della Consulta Universitaria del Greco che contengono vecchi materiali, e ho scavato per l'occasione un po' in questi faldoni, devo dire con un risultato davvero povero, piccoli appunti, piccoli elementi di riflessione, soprattutto un registro che consegna alla memoria le quote versate dalla Consulta del Greco. In realtà, se noi consideriamo quegli anni 1985-1987, sappiamo bene qual è il panorama che Carlo Ferdinando Russo ebbe davanti ai propri occhi. Siamo nell'epoca del primo e del secondo governo Craxi, che il ministro era come i più esperti tra noi, per molti giovani il nome sarà una vera e propria sorpresa, il ministro era Franca Falpucci, presidente della CRUI, buono cuore, un mondo che noi sentiamo molto molto lontano, e tuttavia è un mondo che getta in maniera ineludibile le basi del nostro essere oggi. Proprio gli effetti della 382 pubblicata nel 1980, in quel periodo 85-87, vedevano l'immissione nel ruolo di associati e di ricercatori
vedevano la creazione dei grandi dottorati, e non possiamo non rimpiangere, almeno su quest'ultimo punto, non possiamo non rimpiangere un periodo che permetteva, ne so anche qualcosa per esperienza personale, grandi movimenti con comunicazioni di idee forti. È un periodo in cui si ebbe la grande trasformazione per il volto del sistema universitario e per il volto del greco, direi non per il generale organico degli ordinari, una trasformazione che si realizzava proprio per l'immissione nel ruolo degli associati e dei ricercatori, e che quindi vede emergere una generazione nuova che presto naturalmente si affermerà. Il gruppo di fondazione, i 22 colleghi che si riunirono il 25 novembre dell'81, Carlo Ferdinando Russo con loro, manterrà il governo del greco con una vicendarsi interpersonale fino al 1995. Nel 1995, nella storia della nostra consulta, assistiamo ad una vera e propria svolta. Resta, credo di poter dire, resta un ben preciso messaggio: la necessità intuita proprio da quel gruppo di fondazione e in particolare da Carlo Ferdinando Russo di una trama nazionale capace di sostenere il dialogo sul greco, di mettere in comunicazione i vari centri di ricerca, una trama nazionale capace di difendere e promuovere, e allora la componente promuovere era molto concreta, molto più di quanto oggi possiamo sentirla, di difendere e promuovere gli studi sul greco in Italia. Grazie. Grazie Mauro. Dunque, vi dicevo che molti colleghi da varie parti d'Italia hanno manifestato la loro vicinanza al nostro dipartimento e alla figura di Carlo Ferdinando Russo, ma non soltanto grecisti, abbiamo avuto testimonianze di profonda vicinanza e affetto anche da case editrici, innanzitutto la casa editrice Olsky, che partecipa appunto col Dipartimento di Scienze delle Antichità e Cartografia Antico alla organizzazione di questo ricordo. Dirò qualcosa più tardi, tra l'altro la casa editrice Olsky, la casa editrice della rivista Belfagò, come tutti sapete, ha anche gentilmente aderito soltanto a organizzare questo momento, ma si è stata disponibile a pubblicare gratuitamente gli atti di questa giornata, di questo pomeriggio. Non soltanto la casa editrice Olsky, ma sentiamo la vicinanza anche dalla casa editrice La Terza, qui tra l'altro rappresentata dal dottor Alessandro La Terza, ma anche la casa editrice Delalo mi ha espresso appunto una profonda vicinanza a questa iniziativa. Come anche tra le altre manifestazioni di mobilità adesione a questa iniziativa c'è per esempio quella del comune di Pietrasanta, perché Carlo Ferdinando Russo è stato ha avuto il domicilio per molti decenni qui nella città di Bari, ma ha sempre conservato la residenza nel comune di Pietrasanta, e il sindaco di Pietrasanta, il dottor Domenico Lombardi, mi ha mandato questo messaggio. Leggo un passaggio che mi sembra significativo: desidero testimoniare il profondo attaccamento della città di Pietrasanta alla famiglia Russo, un legame instaurato con il grande letterato Luigi Russo, in questo caso si riferisce al padre di Carlo Ferdinando, sin dal 1950, quando Luigi Russo appunto scelse di risiedervi e di rimanervi sino alla morte, che sopraggiunse nel 1961. Luigi Russo partecipò attivamente alla vita del territorio, diventando nel 1956 consigliere comunale indipendente nella lista del Partito Comunista Italiano. Nel 1984 i figli donarono alla biblioteca oltre 13.000 volumi
provenienti dalla villa belfagoriana di Marina di Pietrasanta. Contestualmente alla donazione dei libri fu depositato presso il fondo russo il suo ricco epistolario. Nel periodo 1984-2011 la gestione del carteggio è stata tenuta in collaborazione con la nostra biblioteca comunale proprio dal figlio Carlo Ferdinando, che poi nel 2010 espresse la volontà di donare al comune di Pietrasanta l'intero epistolario. La donazione fu poi ratificata il 25 novembre del 2011 in occasione della giornata di studi tenuta qui a Pietrasanta dal titolo Luigi Russo e il tramonto del letterato. Carlo Ferdinando, che collaborò attivamente alla buona riuscita di questo incontro, non poté essere presente, ma ricordo ancora la viva emozione di sua sorella Giuliana Russo Paz. Al professor Carlo Ferdinando Russo la comunità di Pietrasanta deve moltissimo, e non solo per la volontà delle donazioni, ma per aver seguito passo dopo passo ogni fase del procedimento, per averne curato la valorizzazione, per averne sempre tenuto acceso l'interesse, per aver mantenuto intatto il rapporto d'affetto con Pietrasanta. Nelle stesse sale del centro culturale sarà custodita, eseguendo la volontà dei Russo, anche la collezione d'arte della moglie di Carlo Ferdinando, la pittrice americana Adele Plotkin, scomparsa nel 2013. A tutti voi esprimo sincera gratitudine per aver reso omaggio al professor Carlo Ferdinando Russo, un omaggio dovuto per l'indubbia statura dello studioso e per la generosità con cui ha diffuso il sapere tra le nuove generazioni. Cari saluti, il sindaco dottor Domenico Lombardi. E appunto veniamo al nostro ricordo. Dunque, un ricordo che chiarisco subito non vuole essere una mera commemorazione, né vuole tracciare un banale profilo bibliografico. Tra l'altro molti hanno operato delle sintesi appunto non banali della sua personalità, della sua personalità di studioso e di direttore di Belfagor. Ricordo tra gli altri che appunto interventi su importanti quotidiani proprio all'indomani della scomparsa di Carlo Ferdinando Russo nel luglio del 2013, curati da Luciano Canfora e da Giuseppe Mastromarco, ma non solo, su riviste specializzate anche interventi assai significativi a cura per esempio di Onofrio Vox o di Raffaele Ruggero, da ultimo anche di Giacomo Annibaldis. Insomma, lì si può trovare tutto il materiale che serve per saperne di più e per avere quello che dicevo prima, un profilo bibliografico dell'autore. Tra l'altro ricordo anche in modo particolare un bel ritratto apparso su Gnomon a cura di Luciano Canfora nel 2014, che segnalo anche perché, prendendo spunto dalla personalità di Russo, offre anche una lezione di metodo, a mio parere, sulla critica del testo puntando a un aspetto, come dire, a una questione inquietante della critica testuale, cioè il problema delle varianti d'autore che sicuramente per Russo hanno investito anche sulla scena naturalmente della scuola di Pasquali e poi in Germania fino a Erigwen, appunto di una valenza particolare. Quindi non una commemorazione né un mero profilo biobibliografico. Invece vogliamo enucleare alcuni aspetti significativi della sua personalità di studioso, mettendo in rilievo innanzitutto il suo apporto fondamentale agli studi sul teatro antico, in particolare sulla commedia, il suo volume oggi che è pietra miliare ancora, cioè l'autore Aristofane di teatro, e la sua esperienza alla direzione di Belfagor. E poi, in conclusione, una motivazione che sarà pura soprattutto di Luciano Canfora offrire a noi, una motivazione della intitolazione a Carlo Ferdinando Russo di
una sala lettura appunto della nostra biblioteca del Dipartimento, e questa è un'occasione anche per valorizzare un indubbio gioiello che l'Ateneo di Bari, spesso vengono sottolineate soprattutto le defaillance, le pecche dell'Ateneo barese, ebbene una volta tanto vanno anche messe in rilievo le cose che funzionano, un vero fiore all'occhiello quale è appunto la biblioteca di archivistica del nostro dipartimento, che comprende appunto quella qui presente in Ateneo e quella presente nella sede di Bari Vecchia. Dunque io mi trovo a dover introdurre questo ricordo con tutto il turbamento, con tutta la difficoltà di parlare di una figura non più suscettibile di influenze e sviluppi, dotata del dubbio privilegio di non cambiare nel tempo. E tuttavia credo sia tempo di superare i paradigmi paralizzanti che a Russo stesso non sono mai piaciuti e ridisegnare, a partire dalla sua figura, una progettualità in credito di futuro, non di passato. E quello che mi piace richiamare a quanti lo ricordano e comunicare ai giovani qui presenti che non lo hanno mai conosciuto è il suo stile asciutto e metamorfico, il suo modo di essere esorbitante, spiazzante, eterodosso e mai banale, la sua indole insieme schiacciante e cagionevole, esuberante e appartata, ma sempre affiancata a una generosità di orizzonti. Quello che dovrebbe varcare la linea d'ombra degli anni e lo sfregio del tempo penso sia proprio l'audacia intellettuale di chi ha sempre concepito la ricerca come slancio, come sfida difficile e rischiosa, come occasione e possibilità di apertura verso altezze vertiginose e non come rimozione del conflitto, della difficoltà dei problemi. Condizione sommamente desiderabile questa, in un'epoca come la nostra, sospesa tra due estremi: uno scetticismo generalizzato o un acritico desiderio di credenza, di idea, di affidamento. Un'epoca che sta conoscendo, nell'ambito della formazione universitaria, la burocratizzazione intollerabile della ricerca, intesa come grigia routine o come merce quantitativamente vantabile. Mi piacerebbe si ricordasse qui oggi la sua capacità di sprovincializzare la cultura accademica. Non a caso Belfagor fu rivista anti-accademica. Questo va rilevato tanto più in un momento in cui i confini e gli orizzonti paiono essere sempre più stretti e il mantra è diventato il legame col territorio, con la città, con la regione. Russo andava oltre. E ancora mi piacerebbe si ricordasse la generosità senza pregiudizi di un intellettuale che accoglieva i giovani, sapeva donare loro la propria attenzione e il proprio tempo, senza alcuna mediazione di accademia, di ceto, di partiti. Per parlare del Russo studioso di teatro e di commedia, abbiamo chiesto a uno dei massimi studiosi a livello mondiale,
di teatro e in particolare di commedia di Aristofane al professor Bernhard Zimmermann, che viene dalla Università di Freiburg, autore di numerosissimi contributi. Ricorderò soltanto appunto che è curatore di un'opera fondamentale destinata a restare nel tempo per molto tempo, cioè curatore della storia della letteratura greca nel glorioso Handbuch der Altertumswissenschaft, insomma la storia della letteratura greca che ha già superato il glorioso Schmidt-Steling. Coordina attualmente un progetto che si svolgerà su 15 anni di commento sistematico a tutti i frammenti della commedia greca, un progetto a cui molti baresi, giovani e meno giovani, collaborano. E vi cedo volentieri la parola. Grazie. Grazie Piero per le parole introduttive, gentili. È un grande onore per me parlare qui a Bari in ricordo in memoriam di Carlo Ferdinando Russo. Ho incontrato Russo la prima volta in occasione di un convegno a Siracusa nell'anno 87, poi ho avuto contatto quasi sempre per Letteras e anche ho incontrato qui qualche volta a Bari, e adesso ho preso l'occasione dell'invito a parlare qui da voi a Bari rileggendo il suo libro famoso Aristofane, autore di teatro, e così ho intitolato anche il mio contributo col titolo Rileggendo Aristofane, autore di teatro oggi, per dire. La tragedia, come l'epica, raggiunge il proprio scopo anche senza la danza e il movimento, e pertanto tramite la lettura che se ne rivela la qualità. Se in tutti gli altri aspetti risulta migliore, allora questo elemento non è assolutamente necessario. Con questa frase alla fine della Poetica, Aristotele sottolinea quanto già in precedenza traspirava nel suo breve trattato, cioè che egli, Aristotele, considerava gli aspetti musicali e performativi di una tragedia, la melopoia e la opsis, in una parola la sua rappresentazione, che costituisce un evento multimediale non spettante all'arte, alla tecne del poeta, ma da annoverare tra i compiti dello scenografo. La forza, la dynamis di una tragedia deve potersi mostrare, così Aristotele, senza rappresentazione, agon, e attori quindi, come egli esplicita nella chiusa, tramite una analitica lettura del testo drammatico. Questa opinione, esposta con autorità dello Stagirita, ha influenzato il comportamento assunto dai filologi classici nei confronti dei testi teatrali antichi, a partire degli alessandrini fino all'epoca moderna e in parte fino ai nostri giorni. Avendo a disposizione i testi drammatici senza le componimenti accessorie che sono indispensabili per la rappresentazione, come le didascalie, e con poche eccezioni, la cui valutazione è però controversa, senza l'allestimento musicale, ci si è visti a buon ragione e allo stesso tempo concessiosamente catapultati verso i soli testi con cui ci si è dovuti inevitabilmente confrontare a fini editoriali e interpretativi sulla base delle metodologie approntate dalla filologia classica. Una certa eccezione rappresentano i casi di filologi classici che si sono occupati di traduzione dei testi drammatici
e che perciò ci sono visti costretti a corredare le loro versioni con didascalie, specialmente se redatte in vista di una rappresentazione dell'opera in un teatro moderno. Si pensi, per prendere un esempio tedesco, si pensi alle traduzioni di Ulrich von Wilamowitz Möllendorf, per addurre solo un esempio noto. Proprio Wilamowitz si offre come caso emblematico per mostrare una certa schizofrenia nella relazione dei filologi classici con le opere teatrali. Infatti, mentre Wilamowitz nelle sue traduzioni senz'altro riflette intorno alle questioni concernenti la messa in scena, scrive di contro nel commento alla Lisistrata Aristofanea, Berlino 1927, cito in traduzione italiana: i tentativi di indagare sulla forma esteriore della scena, sulle maschere, sul numero degli attori e in generale su aspetti di tal genere si sono rivelati vani. Cioè molto meno importante che seguire passo passo la trama emergente dalle parole. Poco più sotto, Wilamowitz sottolinea il suo punto di vista aristotelico sulla commedia, affermando: sugli elementi esteriori della rappresentazione è bene sapere il meno possibile. Tutto l'essenziale, questo è il suo parere, lo lascio cogliere dal testo, cito un altro passo della sua edizione di Eschilo in latino, e verbis poetarum satis certo colligi actionem. In seguito a tale concezione si sono affermati nella filologia classica due ambiti di ricerca operanti più o meno in modo indipendente. Una direzione, sulla base delle testimonianze archeologiche, si è interessata dei realia del teatro, cioè degli edifici, delle maschere, del numero degli attori, della musica e della danza. In questo ambito una menzione merita soprattutto il saggio, il libro di Arthur Pickard Cambridge, The Dramatic Festivals of Essence. La seconda si è invece occupata dai testi e ha lasciato per lo più da parte l'aspetto della performance teatrale. A questo punto si deve innanzitutto constatare, come c'era da aspettarsi, una nuova presa di coscienza nella ricerca sulla tragedia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nell'anno 1949, uscì il piccolo, ma fino ad oggi, secondo me per molti aspetti ancora insuperato, libro di Karl Reinhardt, Aischylos als Regisseur und Theologe, il quale, molto prima del cosiddetto Spatial Turn, che ha dominato il dibattito degli ultimi decenni, pose con decisione al centro delle sue considerazioni il potere semantico del fabbisogno di scena e dello spazio teatrale. La ricerca sulla commedia non tardò a farsi sentire. Quasi contemporaneamente, infatti, Hans-Joachim Ewiger, il mio maestro, e Carlo Ferdinando Russo, quest'ultimo tuttavia con maggior vigore rispetto al primo, hanno messo a mano a studi che hanno posto in primo piano gli aspetti performativi. Nel 1957 uscì il saggio di Ewiger, Metaphor und Allegorie, Studien su Aristophanes, versione ampliata della sua tesi di dottorato presentata a Kiel nell'anno 1953 col titolo Metaphor und Co-Personifikationen bei Aristophanes. Ewiger mostra, tenendo conto della rappresentazione delle commedie, come Aristofane riesca magistralmente, attraverso la realizzazione scenica, a mostrare a tutti concetti astratti come per esempio la trasognatezza ed il distacco della realtà propri degli intellettuali e a renderli chiari e comprensibili agli occhi di ogni spettatore. Questo processo che rende visibili gli astratti può essere illustrato soprattutto guardando ai costumi del coro, specialmente delle nuvole o delle vespe. Carlo Ferdinando Russo cominciò nel quasi stesso tempo, nel 1956, con le sue riflessioni sul fondale teatrale delle commedie aristofanee. In seguito, nel 1958, uscì il suo libro sulle prime tre opere di Aristofane,
gli arcanesi, i cavalieri e le nuvole col programmatico titolo I due teatri di Aristofane. Programmatico nel senso che Rousseau ha spiegato le differenze comparenti nelle commedie scritte rispettivamente per le Linee e per le Dionisie con l'esistenza di due teatri, quello di Dioniso e il Leneon. Lo spazio della rappresentazione, questa l'idea di fondo dello studioso, deve determinare contenuto e forma di un testo redatto appunto per quello spazio, cioè per il teatro. Una concezione notevolmente moderna, se si pensa, come ho detto già prima, ai dibattiti innescati dal concetto di spatial turn. Non è certo un caso che Rousseau, prima di dedicarsi all'esame delle commedie aristofanee dall'ottica della storia del teatro, aveva lavorato alla traduzione degli Arcanesi uscita nel 1953 e in quell'occasione si era visto esposto ai problemi della ricostruzione della messa in scena cui accennato sopra, con l'aggiunta differenza rispetto a Wilamowitz che Rousseau ha tratto da questo lavoro ispirazione per le ricerche successive. È noto che la tesi dei due teatri, sostenuta da Rousseau ed esposta con estrema perspicacia interpretativa, non ha incontrato largo consenso della comunità scientifica. Tuttavia, mi sembra decisivo per lo sviluppo della ricerca arrischiarsi, come ha detto il collega Tottaro, a porre nero su bianca delle tese, come Rousseau ha fatto sovente, le quali a molti possono forse sembrare ardite o tirate per i capelli, ma che consentono di dare l'avvio a discussioni su problemi che richiedono una seria riflessione e valutazione dei pro e dei contro. Alla fine di questo confronto può forse prevalere la confutazione della tesi, ma lo sforzo argomentativo richiesto nell'occasione apre di regola, sebbene non sempre, nuovi approcci verso i testi antichi. Rousseau è stato, lo posso confermare per esperienza personale, un maestro delle dispute accademiche, non solo nei suoi contributi pubblicati nelle riviste scientifiche, ma anche nei bigliettini che accludeva ai suoi estratti provvisti dalla nota, per esempio, vedi pagina 20 in Nuovo argomento contro Zimmermann e per Rousseau, per esempio. Ho letto tutti questi bigliettini nella mia corrispondenza. Col mio maestro, Hans-Joachim Newiger, Rousseau ha coltivato uno scambio pluridecennale sia sul piano scientifico che personale intorno ad Aristofane e su questioni di teatro. In una nota edizione inglese, Aristophanes Author of the Stage del 1994, Rousseau scrive a Newiger di aver preso costantemente in considerazione i lavori di questo a partire della seconda edizione di Aristofane, autore di teatro, e io ho in possesso il volume di Newiger con tutte le note di Newiger che ha fatto quando ha letto la traduzione inglese del libro di Rousseau, e anche tutte le rifutazioni che Newiger ha preso contro Rousseau, così è quasi un piccolo pezzo della storia della filologia classica che io trovo nella eredità del mio maestro Newiger. Con ciò siamo giunti a parlare del molto stimato libro di Rousseau su Aristofane, cioè appunto Aristofane, autore di teatro, uscito in varie edizioni, sempre aggiornate, primo nel 1962, 1984 e 1992 presso Sanoni di Firenze, e che, come già menzionato, nel 1904 ha ricevuto una edizione inglese presso Routledge. Il saggio in parola è una introduzione alle 11 commedie aristofanee conservate sulla base del principio guida della loro teatralità. In modo programmatico, così era Rousseau sempre, in modo programmatico, sottolinea Rousseau
nella avvertenza, pagina 13, cito: come il primo, anche gli altri capitoli propongono innanzitutto un riconoscimento delle proprietà teatrali dell'opera superstite di Aristofane, commedia per commedia. Più di una volta è capitato che questo specifico commento abbia condotto a riconoscere o a schiarire la storia artistico-testuale di alcune commedie o di loro parte. Una commedia aristofanea destinata come fu a un'interpretazione scenica per un'occasione agonale, questi due punti sono molto importanti per Russo, a un'interpretazione scenica per un'occasione agonale e appunto intrinsecamente regolata anche da una civiltà agonale. Qui Russo cita il concetto di Jakob Burckhardt, che i greci sono stati sempre agonali. Nella sua panoramica delle 11 opere aristofanee, Russo non tralascia nessuna delle numerose questioni ad esse relative e lo fa in modo ponderato, mai direttamente polemico, sempre vincolato al criterio ciceroniano dell'inutrante partem disserere e attraverso la scrupolosa discussione delle ipotesi avanzate della critica. Quando si leggono queste analisi appare chiaro che tutti i dettagli scenici presi in esame da Russo, siano questi il numero degli attori, ne sono sufficienti tre come nella tragedia, o ce ne vogliono quattro o perfino cinque, o la presenza di mute comparse come per esempio alla fine delle Ecclesiazuse, o l'impiego dello enchiclema, possono forse apparire di primo acchito marginali, ma alla fine possono avere ripercussioni significative sulla comprensione di una commedia. Si deve osservare ancora qualcos'altro nella programmatica introduzione di Russo. Ponendo decisamente in rilievo l'agone come spazio istituzionale destinato alle rappresentazioni teatrali, egli anticipa in un certo senso un approccio interpretativo nei confronti della commedia attica del V secolo, cui negli ultimi, diciamo, 10 anni si è sempre fatto ricorso il dialogo agonale e competitivo. Gli inglesi parlano del competitive dialogue, il dialogo agonale e competitivo tra i commediografi, come anche tra i tragediografi, era un elemento dominante che guidava gli autori nel concepire le loro opere e soprattutto nel diretto confronto reciproco. Si pensi ad esempio a Aristofane e Eupoli o ad Aristofane e Cratino. Ma torniamo al libro Aristofane, autore di teatro, e a due tesi centrali di Russo. Quest'ultimo si avvicina ad Aristofane, così sarebbe quasi tentati di dire, da un punto di vista storico-archeologico, ma sulla base di una profonda conoscenza e padronanza dei metodi filologici. Gli interessano infatti i livelli di letteratura che i testi esibiscono in una duplice prospettiva. Quali modelli preesistenti si possono individuare dietro il primo piano di lettura offerto da Aristofane? Come riesce il commediografo attico a coniugare le cosiddette forme costitutive tradizionali in un tutto organico, cosicché i nervi della commedia, come dice Aristofane sulla tragedia, i nervi della commedia possono essere disvelati solo attraverso il ricorso ai bisturi della filologia, rimanendo tuttavia dominante l'impressione del tutto organico? Per cominciare con l'ultima questione, possiamo notare che Russo si rivolge a ragione contro l'approccio adottato per esempio da Walter Jens nel suo saggio uscito nel 1971, Bauformen der Tragödie, strutture della tragedia, peraltro in molti versi senz'altro utile. Lo studioso italiano Russo si pone dunque contro l'esame isolato dei singoli elementi di una trama che alla fine conduce alla morte, dice Russo,
che alla fine conduce alla morte di quel vitale complesso di forme che costituisce appunto un'opera teatrale, così Russo nella premessa, pagina 10, cito un'altra volta Russo, pagina 10, ma nel pur onorevole laboratorio di poetica, Bauformen der griechischen Tragödie, le cantatrici sono state silenziate. Il professore Jens appare con 11 periti settori, ognuno ritaglia una sezione di tragedia e mai scruta un corpo intero e mai una mappa colorata alla maniera del geniale dottor Scilinski che andava 25enne dai persiani alle rane. Fine della citazione. Con un approccio ai testi drammatici come quello scelto da Walter Jens, le muse ammutoliscono, restando solo il tavolo anatomico e la sala operatoria, mentre il 25enne Scilinski, quasi un secondo Nietzsche, perlomeno considerando l'età, conserva i tratti di un originale genio filologico. Russo era anche in grado, pur se in forma ironica e ricercata, di esternare tutta la sua ira, come dimostra questa citazione. Col domandarsi cosa sonnecchia, per così dire, dietro e dentro il testo che noi oggi prendiamo in mano un'edizione Oxford che passa sotto silenzio i problemi della tradizione, Russo rimanda non solo a ciò che oggi chiamiamo intertestualità, ma piuttosto valuta anche la questione di come il testo medesimo sia giunto fino a noi e soprattutto di come esso apparisse nella sua forma originaria che Aristofane compilò per la rappresentazione, nonché a quali regole implicite ubbidisse. Russo presuppone un'idea che senza dubbio all'epoca della pubblicazione di Aristofane, autore di teatro, doveva apparire provocatoria. Omero come precursore dei drammaturghi, come drammaturgo ante litteram. Hans-Güter Nesselrath parla così in una recensione dell'edizione inglese nel Clio dell'anno 1998. Nesselrath parla di un, cito in italiano, confronto perlomeno non convenzionale tra gli arcanesi di Aristofane ed il primo libro dell'Iliade di Omero. Tuttavia, Russo, per quanto concerne la definizione di Omero come poeta tragico, ha dalla sua un testimone per niente disprezzabile, cioè Platone. Questo, infatti, nella Repubblica parla ripetutamente di Omero e i restanti tragici, in relazione non solo all'efficacia di suscitare stati emotivi, quanto anche per la forte presenza di discorsi diretti nell'epica omerica, in special modo nell'Odissea. Russo evidenzia certe somiglianze già nel suo Aristofane, autore di teatro, e la critica contemporanea tende a esultare sempre più in più di contatto tra Omero e i drammaturghi. Cito ancora una volta Russo, Aristofane di autore di teatro. Russo scrive: «E Omero è un preautore di teatro, alfabetico, stile, tavoletta, calendario, narrante, parlanti, didascalie incorporate, tutte idee moderne per così dire, e la linea per inscenare i parlanti». Fine della citazione. Mentre la tragedia è stata già sovente e da lungo tempo oggetto di indagine con riferimento ai suoi contenuti epici e alle sue forme omeriche, che del resto non erano sfuggite agli antichi, si pensi alla battuta di Eschilo, secondo cui le sue tragedie sono solo fette del grande banchetto di Omero, o alla caratterizzazione di Sofocle come Omero tragiche, manca ancora, a mia conoscenza, nonostante dopo Russo si continua almeno alcuni altri lavori, un'accurata ricerca complessiva su Omero nella commedia, su Omero e i comici. Ciò che stava particolarmente a cuore a Russo era la ricostruzione del testo originario di Aristofane, che egli cercava, citando August Wilhelm Schlegel, dietro la tirannide dei filologi bizantini, cito Russo,
alla base di Schlegel, quella bestia del maestro di scuola bizantina, esclamava un celebre professore di drammaturgia, ma io ho trovato un maestro nuovo, una fonte nuova vecchia, il testo del poeta. Rousseau connette la ricerca del testo originario con riflessioni sulla cultura del libro che all'epoca di Aristofane muoveva gradualmente i primi passi e sulla circolazione libraria ad Atene in quello stesso periodo, così come con un fossile nel testo delle commedie che Rousseau descrive attraverso una metafora presa, come ho detto prima, una metafora presa in prestito dell'archeologia, cito Rousseau. Pur dopo i grandi scavi dell'Ottocento, era così affiorato sul terreno della commedia un fossile, una forma costruttiva 18 a 2 tetrametri, con un allarme fosforescente fuori metro al centro. E ora si intravedeva anche il manoscritto di un autore di teatro e qualche elemento del manoscritto fuori posto. Fine della citazione. Rousseau ha esposto le sue considerazioni su un controverso passo delle vespe, un famoso articolo, le vespe sbaginate e in modulo in tetrametri 18 a 2 tetrametri, contributo uscito in tedesco con il bel titolo di Vespen im Umbro und ein Modul von 2x18 tetrametern nella raccolta di studi edito da Hans-Joachim Neliger nel 1975, Aristofanes und die griechische Komödie. Anche con questa tesi Rousseau ha convinto molti, alcuni sono rimasti però scettici. Nelle mie ricerche su Aristofane ho cercato di dimostrare che lo spostamento della parte delle vespe proposto da Rousseau non è necessaria sulla base di considerazioni contenutistiche. La conseguenza è stata che fin dal 1985, come già accennato, sono diventato tra i favoriti destinatari delle cartoline di saluto di Rousseau da Bari. Cosa rimane allora di un'opera come Aristofane, autore di teatro, che può vantare una sua propria tradizione lunga quasi 40 anni e che ha conosciuto ampliamenti, riduzioni e adattamenti in varie edizioni, nonché una versione inglese e numerose recensioni? Rimane un enorme strascico, come mi ha confermato una rinnovata lettura del libro. Aristofane, autore di teatro, è innanzitutto un'opera che anticipa e rispecchia in molti sensi la storia della filologia classica, mostrando che non c'è bisogno di continui rivolgimenti, di turns, ma di uno sguardo acuto sulla qualità dei testi letterari. Uno sguardo reso perspicace da una solida padronanza dei metodi filologici che riceve la propria sicurezza da una profonda conoscenza delle opere non solo antiche e che può essere suffragato e confutato nella letteratura scientifica e filologica. Lo sforzo di Rousseau nel suo libro più importante, con le sue varie fasi, illustra in modo convincente che il progresso nella ricerca filologica è possibile solo attraverso il Sum Philologiae, e ciò avveniva prima della email, della posta elettronica, in un periodo in cui era necessario avviare e poi conservare nel tempo una corrispondenza epistolare, oggi si direbbe networking. Tuttavia, ciò che rimane è soprattutto il fatto che Rousseau ha riportato Aristofane al suo posto, cioè nei teatri e sul palcoscenico. Vi ringrazio. Del metodo e di analisi critica della
sopravvivenza tenace, forte oggi di quel volume capitale per gli studi sulla drammaturgia classica. Approfittiamo appunto adesso, mi permetterà il professor Isenenghi prima di cedermi la parola, della presenza del magnifico rettore, il professor Antonio Muricchio, che con gentilezza ha voluto essere presente nonostante sia in corso una seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione. Come dire, forse preferiresti essere qui piuttosto che in Consiglio di Amministrazione. A me ci farebbe piacere se potessi trattenerti, ma come dire, vedi tu. Prego. Grazie, non c'è dubbio che mi basta con voi. Mi fa molto piacere vedere peraltro un'aula così piena di personalità straordinarie come quelle che sono qui al tavolo, che sono presenti nei banchi, ma anche di tanti studenti, perché è veramente una bella occasione questa, vedere da un lato i docenti così importanti delle università straniere, italiane, del nostro Ateneo, vedo tanti professori emeriti, docenti anche dei vari ruoli accademici, ma soprattutto tanti giovani. E questo ne ricordo di un docente, una figura straordinaria come il professor Russo, a cui fa un ricordo da parte di tutti noi presenti. Se siamo qui, se oggi possiamo richiamare il suo pensiero, la sua opera, i suoi lavori, per quello che ha fatto, per quello che ha saputo trasmetterci negli anni, ma soprattutto per questo tratto umano che credo abbia toccato tutti, anche magari chi non l'ha conosciuto, perché ha avuto modo anche attraverso il ricordo trasmesso, quello che viene partecipato, attraverso anche il racconto, attraverso poi gli scritti, questo è un ricordo altrettanto vivo. Quindi io ringrazio il professor Totaro e tutti, il professor Campola, tutti i colleghi del Dipartimento che hanno voluto promuovere questa giornata e soprattutto a noi averci voluto donare queste lezioni straordinarie. Mi piace di aver sentito soltanto qualche battuta finale di questo intervento e ringrazio tutti i partecipanti, tutti i presenti, perché credo che questa giornata resterà nel ricordo, così come nel ricordo resta indelebile la figura di Carlo Ferdinando. Grazie e buon lavoro. Ringrazio profondamente a nome del Dipartimento di Scienze delle Attività del Tardo Antico il magnifico rettore per queste sue parole e io mi permetto di ricordare al magnifico rettore anche al di là del momento e delle relazioni che tra l'altro, come ho detto prima, troveranno anche ospitalità in atti che la casa editrice Olsti vorrà accogliere, ma il momento conclusivo della giornata odierna sarà appunto le fonti che conserva. È una biblioteca che tutti ci invidiano in Italia e all'estero e in cui si studia bene, addirittura si continua a studiare perfino bene. In questi tempi, come dire, non è facile, è una rarità. Non sempre sgradevole questo ricordo. Naturalmente
qui il direttore del dipartimento, a nome dei colleghi, come dire, ti fa anche una richiesta. Cioè, è un fiore all'occhiello questa biblioteca del nostro Ateneo. Ciò che chiediamo è di poter avere una cura, un'attenzione particolare per essa, perché va salvaguardata, va conservata, e per farlo ci vuole la disponibilità, la generosità degli studenti, dei colleghi che ogni giorno si adoperano per questo, ma c'è bisogno anche del vile denaro. In questi tempi di magra, come dire, questa è una richiesta che può suonare, come dire, sgradita o sonata, ma come dire, è, rappresenta la nostra vita, cioè diamo valore anche, dicevo prima, che molto spesso e in maniera ingenerosa non si parla bene del nostro Ateneo, in maniera ingenerosa e inopportuna in moltissimi casi. Cerchiamo di valorizzare invece, una volta tanto, e di dare visibilità alle molte cose buone che noi abbiamo, e la nostra biblioteca, con la capacità di poter far crescere i docenti e i giovani, è certamente una risorsa, dicevo, un fiore all'occhiello del nostro tema. Quindi abbi cura, come noi abbiamo cura, di questo grande patrimonio che tutti ci dividono a livello internazionale. Ecco, si parla molto di internazionalizzazione, di capacità di intercettare studiosi stranieri. Qui vengono a studiare studiosi dall'estero, opportunità che qui trovano e che altrove non trovano, assolutamente. Abbiamo un patrimonio di riviste scientifiche che forse nemmeno la Normale di Pisa possiede. Allora non lasciamoci sfuggire e cerchiamo di tesoreggiare questo enorme patrimonio a cui Carlo Ferdinando Russo ha dato il primo libro. Sarà per questo che gli toglieremo la biblioteca. Ti prego. Racconto. C'è dubbio che un patrimonio così importante come quella della biblioteca che oggi viene intitolata al professor Russo sia per noi veramente un bene prezioso da salvaguardare, da implementare e quindi da collocare sempre di più nei circuiti in cui già è, quelli internazionali che ne consentono la fruizione a molti studenti. Questa è la linea lungo la quale vorremmo muoverci, pur con le tante difficoltà di natura finanziaria che coinvolgono il nostro sistema universitario, infatti dal mondo universitario, vedo il mio past rector, il professor Giorgelli, a cui va un saluto affettuoso anche in questa occasione, abbiamo spesso modo di vederci e di discutere anche di questi problemi. Un'esigenza pienamente avvertita, credo, da tutta la nostra comunità, ma anche l'esigenza di collocare queste nostre risorse in un contesto che sappia anche valorizzare il territorio, le istituzioni locali. Non possiamo prescindere anche da questa relazione forte con il nostro territorio. E anche per questo che abbiamo promosso la conferenza di Ateneo. Il domani abbiamo la lunch conference e poi il 19 e 20 gennaio terremo la conferenza generale di Ateneo in occasione dei 90 anni del nostro Ateneo. Il nostro Ateneo ha una storia, una tradizione, non più centenaria magari come Ateneo, ma è soprattutto l'Ateneo del Sud e soprattutto un Ateneo che ha una storia particolarmente importante, impreziosita da figure come Carlo Ferdinando Russo e da tanti, cioè, tanti studiosi che hanno contribuito. Allora anche nel loro ricordo che noi abbiamo voluto pensare a questo momento di larga riflessione. Domani parleremo di modelli valutativi, nel momento in cui la valutazione è una strategia per valorizzare quello che c'è di meglio, e questa biblioteca lo è certamente. Poi il 19 e 20 avremo molte sessioni parallele e poi una plenaria finale in cui discuteremo dagli studenti, alle politiche di reclutamento, alle
del successo, la qualità di cui discuteremo, anche le risorse, di cui discuteremo soprattutto della competizione globale nella quale il nostro Ateneo vuole recitare un ruolo forte, senza sottrarsi chiaramente anche al confronto, alla valutazione, ma anche esprimendo anche quello che è la propria forza, la ricchezza, la propria tradizione, la qualità dei propri studenti e dei propri docenti, che hanno sempre consentito questo Ateneo di avere una ruolo particolare. Grazie. Bene, ringraziamo ancora il magnifico rettore per questa breve ma significativa incursione. Da Aristofane a Belfagor il passo è breve. Mario Snendi. Mario Snendi è professore emerito di storia contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia. Notissimi i suoi studi dedicati alla Grande Guerra, in particolare all'immaginario e alla costruzione della memoria durante e dopo il conflitto, al discorso pubblico, al fascismo, a simboli e miti dell'Italia unita. Egli ha sempre rivolto una particolare attenzione alla storia del giornalismo e soprattutto a indagare gli orientamenti ideologici della stampa quotidiana italiana nel corso del Novecento e fino all'attualità. Proprio su questo terreno, le rassegne belfagoriane della stampa già inaugurate da Luigi Russo, si è cementata a partire dalla metà degli anni 60 la sua amicizia personale con Carlo Ferdinando e il suo senso culturale con Belfagor. Lo stesso Russo ha ricordato il proprio incontro con Snendi in un intervento del 2008 nel volume L'intellettuale militante, dedicato a Snendi dai suoi colleghi e scolari in occasione del congedo dall'insegnamento. E ancora a Mario Snendi, Carlo Ferdinando Russo ha dedicato il proprio ultimo scritto, Agnosco Stilum Snendi. Postfazione al volume Diario di un arcidiavolo, nel quale Mario Snendi ha raccolto nel 2013 presso Donzelli un ventennio di notarelle belfagoriane. Nel 1965 abitavo in Trastevere, scriveva Carlo Ferdinando Russo, quasi sotto lo sguardo della statua di Trigussa, e un bel giorno aprimo la porta e ci venne incontro un giovane molto alto, corvino di capelli, apostolo del barba. Qualche tempo dopo mia moglie si sorprese incontrandolo senza barba. Era Mario Snendi, veneziano. Mario Snendi fu poi chiamato nel 2007 quale condirettore di Belfagor e Russo sceneggiò in chiave aristofanea quella scelta. Nel 2007 Belfagor volle un condirettore, come il Dioniso delle rane ci occorreva la cava e la pelle leonina di Eracle per intraprendere un viaggio nell'Ade. Non ebbi dubbi nel bussare all'uscio dell'erculeo collaboratore d'antan, l'amico Mario Snendi. Grazie direttore. Le funzioni, vero? Sì. La rivista dura dal 46 al 2012. La direzione di Lallo Russo, scusate ma io lo chiamerò Lallo, così l'ho sempre chiamato, lui si firmava con tre grandi L, Lallo, 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 Lallo non si poteva, dal 61 la sua direzione, quindi in realtà 15 anni di Luigi e molti più anni
di Carlo Ferdinando Russo. Così diranno gli storici Belfagor, che sicuramente ci saranno, perché non è che ci siano tante riviste dalla così lunga vita. Telefonate laconiche, efficientiste, si capiva che doveva farne non poche e le interurbane costano. Appena entrano in funzione i fax, fax vobiscum, citazione sua, i lunghi fax manoscritti del direttore riducono di molto le telefonate, ristrette ora alle urgenze, ancora più mosse dei fax, le lettere, gli espressi, molti espressi, finché ci furono, e le cartoline, le belle cartoline postali intestate a Belfagor, spesso inserite dentro l'altrettanto elegante busta di lungo formato, oppure le cartoline illustrate dalle successive residenze estive, Ischia anche, ma soprattutto l'amata casetta Ambach, disiusi, Zeiss, tempio di pluridecennali cenacoli multianime, nelle lunghe e laboriose estati del grecista e della pittrice Adele Plotkin. Lei pure è sempre più con gli anni redattrice e componente del tessuto relazionale della rivista, oltre che destinataria dei nostri messaggi. Una volta entrati, ma Lallo sempre precariamente e per interposta persona, nell'era di internet. L'una e l'altra tipologia di cartolina non rinunciano, neanche quando la prima è scritta a macchina, a istoriazioni manoscritte e abbellimenti grafici, con il celebre stilo nero a punta grossa di Lallo, completato sotto a margine, in verticale, da postscritti e autocommenti, aggiunti anche in estremi sulla busta esterna, vergati magari con penne di diverso colore, rosso o togliattianamente verde. È proprio grazie all'energica e vibrante, inconfondibile scrittura, il suo compiaciuto marchio identitario, invidiato penso da molti e forse imitato da qualcuno, se non è stato faticoso distinguere ora i suoi messaggi nell'insieme della corrispondenza conservata nei miei faldoni. Queste le mie fonti privilegiate. Un repertorio di molte decine di pezzi, non li ho contati, ma sono molti, ricevuti o mandati lungo appena meno di mezzo secolo. L'UR Lallo è una cartolina postale intestata a Belfagor datata 2 settembre 1964, che apparentemente serve solo ad accusare ricevuta. C.F. Russo lo comunica all'egregio consul Stenghi, ha saputo da chi di dovere che all'indirizzo della redazione, allora ancora Maria Pietrasanta, è arrivato come convenuto il mio primo pezzo. Molte grazie per la puntualità, tornerò a scriverle. Non sono in grado allora di valutare il peso specifico di quella parola, puntualità. Ho varcato, senza saperlo, la seconda delle sette cerchie di mura che proteggono Tebe, vigilando l'accesso a Belfagor, a cui non si ha accesso per invito, troppa grazia, avrà modo di chiarire, ma per cooptazione sotto garanzia e senza rete. Per quanto mi riguarda, era stato l'italianista Mario Baratto, allievo di Luigi Russo, militante comunista e autore della prima rassegna critica sulla stampa quotidiana, a proporre di passarmi il testimone, quando Russo II aveva stabilito di aggiornare la serie ideata da Russo I e uscita negli anni 50 ad opera di vari autori, ma sempre con la firma Belfagor. Nel suo e poi nel mio caso si trattava di tracciare il panorama della stampa quotidiana veneta. Otto giorni dopo, questa volta una lettera, breve, ma uno squillo di tromba, un alzati e cammina per il giovane docente alle magistrali di Chioggia, annuncia non più all'egregio ma già al caro professore Stenghi che la rassegna va bene. Parla addirittura di tempi, altro privilegio che per il momento ignoro. Uscirà subito o quasi subito, nel numero di novembre o di gennaio. Posso fare aggiornamenti o aggiunte in corsa, c'è di più. Una nota in verticale butta lì come fosse niente che, se in seguito avesse in mente altro per Belfagor, glielo proponga. E subito mi inquadra come un autore da noterelle, per esempio noterelle sulla scuola o di costume. Qualche cosa nel modo di scrivere dei giornali veneti dovette far intuire a Russo figlio, in quel giovane veneziano, una penna non in memoria dell'elogio alla polemica.
Naturalmente una notarella è meno di una rassegna nella scala dei generi, e così, o così, poteva allora apparire, senza che questo sfuggisse il senso di aver superato una prova, e mi metteva in cerchi e riconoscimenti d'ordine non locale. Imparerò nel corso degli anni, perché sarà lusso ripetermi e teorizzarlo, che non era invece una diminuzio, perché tutti austeramente offrono saggi e studi, ma pochi hanno il guizzo della notarella, anzi della schermaglia, come sempre più amerà chiamarla. E sono proprio queste invece che danno il tono alla rivista dell'Arcidiavolo, che non ha mai voluto confondersi con una qualunque rivista erudita, tutta compresa e racchiusa nella sua torre Seburne. Era un approccio e uno stile, anche un'idea di rivista di varia umanità. E non tutti in materia la pensavano allo stesso modo di Russi padre, Russo padre e di Russo figlio. Eccone una prova del marzo 66. Citazione. Ti ringrazio quindi del tuo interessamento, ma delle notarelle e schermaglie culturali ho cominciato da tempo fortemente a diffidare. E credo che con riviste come Belfago non ci possa essere da parte mia che onesta stima, cioè sostanziale indifferenza. Chi mi metteva a posto così e con me, con un sol colpo, il Russo e Belfagor, era un giovanissimo Massimo Cacciari, che si dichiarava impegnato in ben altro, e cioè su Angus Novus e assieme ad Alberto Sorrosa, in un lavoro critico a largo raggio in alcuni momenti fondamentali dell'ideologia borghese. Meno brusco, ma altrettanto franco, il diniego di Pier Giorgio Bellocchio, a cui pure mi ero rivolto, avendo riconosciuto tratti congeniali nella rubrica Il Franco Tiratore su Quaderni Piacentini. È vero, alcuni pezzi non firmati sono suoi, altri della condirettrice Grazia Cherchio, di tutte e due, ma ho sempre scritto poco e con fatica. Scrivo sempre meno e la fatica aumenta. Cambio tra le due riviste, però d'accordo. La stessa cosa di cui si parla nel contempo con Andrew Novos, e anche scambio pubblicitario dei sommari. Siamo nel 66, il 68 non c'è ancora, ma le riviste della Nuova Sinistra sì. E io palesemente provo a fare il tessitore, cercando di allargare al mio giro il già miracoloso CLN superstite che fa capo a Belfago. La parola non mi parte poco CLN, perché la direzione tiene insieme gli antichi colleghi del padre fondatore, aree disciplinari assai variate, secoli diversi e ormai anche generazioni differenti di collaboratori, senza espungere la politica e senza rifugiarsi in alcun limbo culturale, praticando anzi forme di intervento sul presente e però lo stesso cercando e consentendo vicinanze e compresenze a sé in altre sedi. Le virtù del sincretismo o il poco rigore della promiscuità? Il dopoguerra e la guerra fredda avevano dato risposte diverse da queste, anzi in opposizione, premendo per una separazione, una drastica antitesi. Io lo prendevo per virtù, tant'è cercavo di allargare ulteriormente gli spazi o di tirare la corda ancora di più. Il direttore mostrava quindi di volermi lasciare carta bianca, armava anzi la mia penna, se devo dirlo, da quante volte nel corso dei decenni mi raggiungono gli stimoli a scrivere, non meno ma di più. Gradisco ogni tipo di notarella, 90. Il fascicolo di settembre si presenta finora senza una notarella pungente, anche breve, di toni civili. Puoi rispondere all'appello che viene ormai da Fier, dalle tue origini, 91. Ancora, le bretelle furono provvidenziali a settembre, se per tempo puoi pensare a una notarella per settembre, luglio, un novembre, settembre, ti sarò grato, erano le bretelle di Giuliano Ferrara, molti di voi le avranno riconosciute, si vedevano allora più spesso in televisione. Alla fine, invece di interventi all'impronta, si stabilizza a metà 90 l'abitudine di un unico spiedo più sapori, collocato nel sesto numero al giro dell'annata, numero che è insieme l'ultimo e il primo, anche se mi capita di sbuffare come nel 2000, è aprile ma è già partita la precettazione novembrina, tenga caldi i motori. In grazia di questo mi perdonava anche le disperanti approssimazioni e la pochezza tecnica dei miei battoscritti ai tempi della Olivetti,
per non dire di quanto mi sgridava per i rari pezzi di accompagnamento a mano, deplorevolmente scritti per giunta con la punta fina e non con il giostro nero. Due giorni a Bari, tutti a decifrare e sistemare il mio impossibile testo, lamenta. E questo ancora all'inizio, quando la reiezione sarebbe stata nell'ordine delle cose. Ma ancora 20 e più anni dopo la butta a ridere, ma la ferita non è chiusa. Come questa noticina finale. Entra Adele e fugge, vedendo la tua scrittura. Sai che tanti modi la giovane aveva una pessima scrittura e la cambiò studiando tutte le scritture umanistiche? Non voglio poi dire che fra le quinte dei carteggi, commenti e autocommenti, che prima e dopo ogni numero l'infaticabile Lallo intratteneva di sicuro intanto con chissà quanti altri, autori, lettori, editori, vecchi amici sodali del padre, ci potessero essere solo plausi. Ci saranno state anche le botte, per dirlo con uno dei miei autori, di quelli che portavano dote, Giovanni Boine. Passeranno molti anni prima che me lo rivedi, ma a corroborare la sua scelta e il suo investimento sul giovane collaboratore aveva giovato l'imprimato giuntogli da Raffaele Mattioli a commento di quelle pagine dell'ignoto estensore della rassegna veneta, e in particolare mi racconterà quelle in cui attaccava Capo, un direttore del democristianissimo e clericale Gazzettino, che però in una rivista da lui personalmente diretta, L'Osservatore politico e letterario, faceva viceversa liberale e laico. Questo per i plausi. Per le botte, quante se ne siano state tra le quinte non lo so, l'unica ormai postuma che ha fatto tanto tempo dopo benevolmente filtrare è di aver perso per causa mia l'abbonamento di un autorevole storico della letteratura, l'insigne petrarchista Umberto Bosco. Sdegnato per qualche cosa che avevo scritto io, e non però di carattere politico, anzi, e l'imputazione d'ordine espressivo e perbilista, io non potevo credere di essermela meritata. Isnelli ha detto culi in una noterella. Impossibile, reagisco io, così parla la generazione dei miei figli, non io. Due volte ribatte soavemente Lallo e me lo dimostra. Ma nel dimostrarmelo finisce pure per discolparmi, erano solo citazioni ineccepibili, filologiche citazioni, tra virgolette, di antichi proverbi veneti adibiti a illustrare i rapporti tra Stato e Chiesa, mostrando che cosa si mostra a chi troppo se ne fina, e però anche che quando l'acqua tocca il deculus, tutti impara a noare, sempre speranzoso. C'è un altro illustre italianista, Walter Binney, con cui incorro negli anni Ottanta in un urto sgradevole, da cui Russo fa in modo di disimpegnare la rivista. Al convegno di Pietrasanta su Luigi Russo, a 20 anni dalla morte, il direttore mi affida una relazione su un tema bello ma infido, la genesi e la storia editoriale di Vita e disciplina militare, che richiede di ricamare pericolosamente il tema di rapporti tra intellettuali e fascismo. Perché queste lezioni, nate nel 17 per gli allievi ufficiali di Caserta, si svolgono dall'inizio alla fine sotto il segno di uno stretto rapporto con Gentile, una cui recensione del 17 diventa anche prefazione nelle edizioni del 19 e del 34. E noi siamo in quell'81 all'interno di un rito della memoria. Il convegno, pieno di figli accademici del maestro, si svolge nei luoghi di Russo, comprende visita alla tomba e anche un passaggio per la casa di Marina Pietrasanta con un omaggio collettivo alla vedova. Io mi sento riconosciuto da qualcuno e presentato ad altri come un ultimo virgulto della genealogia, e ci tengo. Nello stesso tempo ho già scritto due libri sugli intellettuali dell'Italia fascista, svincolati da ogni idea parentetica. Lallo riconosce e non può non aver concorso anche lui a mettermi in un ballo che ora bisogna ballare. Contemporaneamente anzi mi delega a rappresentare Bentagol in una tavola rotonda a latere che ha come moderatori in Grau e come interlocutori Giovanni Palassi per il Ponte, Giancarlo Ferretti per Rinascita e me. Sembrerebbe un'adozione in piena regola. Eppure, quando esce il volume degli atti, ho la amara sorpresa di non trovarci il mio saggio. Io lo vivo con grande scorno, come un colpo di coda.
pochissimo disponibile ad accettare che fosse stato solo un caso fortuito a buttarmi fuori da quell'eletta compagnia. Hai scherzato col fuoco, hai parlato di fascismo, hai rimesso insieme russo e gentile, così mi sussurrava dandomi dell'ingenuo un ex segretario della rivista Lingua e Giusto. Torno al caso Bosco per notare che mi viene rivelata solo qualche decennio dopo il trattaccio, risalente addirittura a tempi anche lucani, 1967. Un riservo protettivo e discreto che è segno esso stesso, finché viene mantenuto e quando viene rotto, del regime monarchico che governa con gli uni i domini dell'arcidiavolo fra Puglia e Tirolo. L'occasione a quel benevolo ma perdurante a Marcord è dato dai dubbi se concedermi o no l'apertura, mettermi di prora, in linguaggio marinaresco, in un numero del 99. Citazione di Lallorusso. Ho proposto ai casalinghi di collocare le tue quattro cartelle in quelle piuttosto rare pagine che io chiamo di prova, cioè in vetta al fascicolo in un corpo leggermente maggiore rispetto a quello di saggi e studi. All'inizio c'era qualche perplessità a causa della forma, ma anche altre volte la forma delle pagine in vetta non era, diciamo così, ieratica. Tutti conoscono il tuo stile dal tempo in cui Umberto Bosco rifiutò l'abbonamento a causa della parola culo e aggiunse che la tua prosa era più adatta a un giornale albanese. Il nostro è stato prevalentemente un rapporto di penna, pluridecennale, anche piuttosto fitto, ma a distanza di sicurezza, annotava quell'ex segretario di redazione, e mi diceva che solo io, con quell'uomo umorale pieno di spigoli, ero riuscito a non litigare. Non so se sia vero, ma certamente in sala sono presenti i possibili testimoni. Il primo incontro, come è stato ricordato, è avvenuto nella sua casa di Via Dandolo a Roma, a tavola, la volta del mio viaggio per incontrare Emilio Lussu in vista del ritratto critico. Poi nel luglio 70, lui e Adele a Siusi Sais, noi a Fiefels, e gli anni seguenti a San Michele, semmai Michael, il luogo di Manara Vangimelli, che non guasta, nei boschi, rifugi e prati dell'Alpe di Susi, soprattutto nei boschi, perché era una grande annata il 70 per i funghi, noi stavamo giusto imparando, e lui, con generosità inusitata nella categoria, ci insegnava i luoghi, addirittura degli ovuli, quei mitici porcini e Waldfest del 1970, continueranno a fare la loro ricomparsa nelle sue cartoline estive a ogni giro di stagione per moltissimi anni, diciamo pure per sempre, accompagnati dal carnet delle presenze in ogni nuova estate. Il bollettino usualmente era triplice, con i due numeri estivi ormai impostati, e la rivista perciò solo al terzo posto dei suoi pensieri, dietro alle dinamiche dei boschi e alla lista degli arrivi nei caffè, ambach e nei salotti boscherecci, che valevano anche a nominare e illustrare la stagione. L'anno di Cesare Musatti, l'anno di Enzo Collotti, di Lussu, di Elio Facchinelli, di Lucio Collero. In quella prima estate, coi bimbi appena nati, non si poteva certo indulgere a visite fuori ora. Imparammo presto che quei quasi tre mesi di montagna non potevano essere per lui e per lei di sola vacanza. Erano anche un luogo diverso di lavoro, per cui gli orari andavano rispettati e la presenza dei bambini rigidamente regolamentata. C'era con noi un mio collega a scuola, insegnante italiano storia all'Impure, altrettanto scrupoloso nell'applicare la sua attitudine filologica alla classificazione del prodotto fungino che ai prediletti studi arioseschi. Stamperà su Belfago studi su Orlando Furioso che indurranno Russo a chiedere notizie di lui, che nel 71 aveva scritto il più bel saggio ariostesco di sua conoscenza, che poi era scomparso. Ho sempre avuto la sensazione che lui e io rappresentassimo per Russo una prova vivente che nelle scuole medie c'erano ancora fermenti da coltivare, come ai tempi del cursus honorum liceale del poeta professore Giovanni Pascoli, del professor Augusto Monti, da Bosa al D'Azeglio, o dei manuali classici annotati di suo padre, e che dunque l'area di riferimento di una rivista come Belfago si estendeva come collaboratori e come lettori dall'università alla scuola. Saprò molti anni dopo che
che c'erano di mezzo anche i 500 e più abbonamenti che avevano appunto come sbocco le biblioteche scolastiche, assicurati dal Ministero fino al sinistro e deplorato arrivo alla pubblica istruzione di Luigi Berlinguer, che li soffrì. Quel nesso osmotico tra scuola e università mi pareva tornare a sciogliersi e i non universitari venivano restituiti alle loro dimensioni negli splendidi amicali convegni estivi animati da Gianfranco Folina a Bressanone, succursale estiva di Università di Parma. Qui Russo scendeva nella cittadina dell'Isarco direttamente da Siusi e ritrovava una cerchia di vecchi amici del normale, illustri ordinari nelle rispettive università di qua della Veroceana, che visibilmente lasciavano gli esterni ai margini. Se cerco di cogliere i click di un così lungo nostro carteggiare, certo sempre più fiducioso e personalizzato, e dei nostri più scarni incontri effettivi, non posso nascondervi che grandi discussioni di linea non ve ne si svolgono e possono documentare quasi mai. La rivista è quella che è ad urbe condita nel 1946, impegnata a rimanere a se stessa dal 61. La gabbia, il quanto e il come, la struttura, il succedersi delle rubriche, non mutano. E il figlio del regista provvede sistematicamente a tenere viva la memoria dell'italianista, il padrone di casa, Don Luigino, con ripubblicazione di articoli, indici dei primi numeri, elenchi di titoli, e con l'assidua ricerca dell'editore giusto per ristamparne le opere, distribuendo le cure e prefazione tra i collaboratori. Sul retro di una busta bolzanina del luglio 89, sente il bisogno di aggiungere un codicillo, scritto in verde, in cui mi comunica che un piccolo editore elegante di Venosa gli ha chiesto di poter ristampare Vita disciplinare. Elegante o no, eccolo due anni dopo annunciare trionfante che è andata a buon fine una soluzione editoriale di maggior spicco. Vita e disciplina militare, ho firmato un contratto con Mondadori, Saggiatore. La trattativa è durata una settimana, mi era stata respinta da 5-6 editori con parole di scherno. Lo stesso ostico, ma ineludibile libro del padre, su cui viste mi aveva messo un decennio prima, ma stavolta l'apertura a questa nuova edizione del 92, che è la sesta, se la assume direttamente lui, subito dopo quella del padre, che è bellissima, fortemente autobiografica e sintomatica anche, perché datata gennaio 1946, all'apertura di un altro dopoguerra e nell'anno di nascita di Belfagor. Parole di Luigi Russo. Con Vita di disciplina militare egli e di Luigi. Bene o male svelava la sua vocazione di predicatore, o se piace meglio di moralista. Per tutte queste ragioni sentimentali, intellettuali, etico-politiche, non vi si rimproveri dunque troppo di aver voluto ripresentare il volume al pubblico dei suoi lettori. Il volume vuole essere semplicemente l'esame di coscienza di un pedagogo, di un giansenista, sempre acre e disciplinatore di se stesso all'inizio della sua carriera. Naturalmente, se Belfagor con le sue origini infernali e le sue insegne di continuità si può considerare significante, ci succedono poi significati che, come si è cominciato a vedere, sono per definizione premi di spiriti civici a modo loro militanti e perciò sempre aperti al cambiamento nella persistenza genetica. Non sottovaluterei comunque la possibilità, grazie al mio tipo di fonti e alla loro lunga durata, di aprire qualche spiraglio sulla cucina redazionale. Non di più forse, ma è quello che spesso non si riesce a fare quando si fa la storia delle grandi riviste di cultura e si vola più alto ragionando sui testi. Qui siamo prima e dopo i testi, e anche prima che il meccanismo meritocratico della cooptazione abbia vagliato i nuovi possibili autori che, prima di diventarlo a tutti gli effetti, e non solo un minus articolo, vengono messi a nudo. Il meccanismo è precisamente quello regolamentato e selettivo ai partiti di una volta. Un club, molto esigente e sicuro di sé, bisognoso e nello stesso tempo rigorosissimo nelle modalità di arricchimento individuale e di ricambio generazionale. A me avviene di ampliare in questa direzione il mio ruolo di semplice autore improprio in tre diverse maniere lungo il corso degli anni. All'inizio, ovvio,
cercando di portare a collaborare i miei amici, come Silvio Lanaro, per esempio, con cui firmeremo un paio di articoli a due negli anni 70, e poi altri. La seconda volta è quando, dalla metà degli anni 90, diventa plausibile l'entrata in società dei miei migliori virgulti, affiorati e coltivati dopo l'arrivo a Ca' Foscari nel 91 nel grande dipartimento di studi storici di Marino Berengo e Gaetano Cozzi, per citare sui mancati. Avevo sempre voluto propormi in qualche modo come un noi, e ora, diciamo così, il mio io espanso, salvo talenti dei singoli, ma da sé che è doveroso rispettare, ed è anzi bene siano così diversi, mi permette di allargare il gioco, e Russo ci sta, anzi lo desidera, e mi incoraggia in questa azione da ufficio leva. Ma poi le condizioni le fissa lui, e il mazzo non se lo lascia sfuggire di mano, con brusche strigliate preliminari oppure a ridosso delle prime prove. Elle, come tu mi dicesti nella tua immortale prima lettera quando me lo presentasti, ha un caratterino e non accetta osservazioni. Ora io ho 80 anni e sono costretto a scrivere lettere a questi giovani trentenni sul loro modo di redigere gli articoli. Ieri è toccato a un siciliano normalista. Devo tralasciare per discrezione, oltre che per ragioni di tempo, di entrare troppo nel merito di questi riti di passaggio in cui il direttore ritiene di dovermi coinvolgere in una trafila di puntigliose prescrizioni, ma che io vivo anche dal punto di vista dei catecumeni, messo nel mezzo e nel ruolo del pompiere, desideroso come sono di propiziare un dito fine. Del resto il direttore non predilige mica i tipi remissivi, anzi, ingaggia volentieri discussioni con i più fieri e sicuri, fiere e sicure, e mi tocca di assistervi discretamente. Un solo esempio, nel novembre 2000, quella che è già la seconda lettura di un pezzo che peraltro è solo una recensione, che finirà questa volta per non concretizzarsi, mentre il giovane autore, quello sì, diventa a pieno titolo dei nostri. Parole di Russo. Ecco la seconda lettura, ma anche questa non completa, non per pigrizia, ma perché è da te che devi vedere certi difetti, ti devi emendare motu proprio. Cartella 2, scritta tutta a rotta di collo. Oltre ai genitivi, refuso a rigo 6, a rigo 8, l'avverbio ora, del tutto superfluo. Inoltre tra i discorsetti parentetici e gli incisi parentetici cominciano già nella cartella 1. La sola volta che si fanno, ma è meglio evitarli, è meglio a fine periodo o presso una forte interpunzione. Cartella 3, splendido epistolario, Carlo Rosselli. Carlo Rosselli sarà felice di questo tuo aggettivo, bisogna essere austeri. Pugliese, errori grossolani, d'accordo, ma l'aggettivo è stilisticamente grossolano. Cartella 7, il participio valorizzato, brutto, bruttissimo. Non ho rivisto tutto, quindi leggi con molta attenzione e fai leggere ai tuoi amici, alle tue amiche. Personalmente redigo 30 volte un dattilo scritto quando scrivo e non viene bene neanche in quella maniera. Vista la tua prosa, tua è naturalmente a maiuscolo, vista la tua prosa teniamoci in quattro cartelle, la stampa. Spero tu sappia fare i conti delle tue cartelle e degli spazi della nostra rivista. La terza fase va dal 2007 alla fine della rivista, quando il ruolo di condirettore mi affida, o io stesso mi ritaglio, più ampi spazi di ideazione e avvicinamento, non più solo nel campo dell'autor giovane, junior, ma del senior, da indurre magari a dare a noi qualcosa invece che ad altre pubblicazioni. Anche sulla genesi di qualche pezzo un po' speciale, il carteggio offre buone pezze d'appoggio, circa un indotto di attese, induzioni e commenti a margine, che circonda e contestualizza l'articolo. Particolarmente documentabile la rapida ed intensa carriera del Pagoriano di un giovane apprendista che, avendolo presentato io, per te virgolette, una frase della mia presentazione, l'arroganza del suo maestro è nulla rispetto alla sua, che però nel suo caso non è temperata dall'autoironia. Lallo si sente in dovere di farmi seguire passo passo anche per ciò che avviene dietro le quinte. Questo esordiente nel 97 mi piace molto e glielo fa capire, gli dà sfago, anche a compenso di quanto duramente ritiene di doverlo arronzare per avviarlo a ben fare e domarlo nei suoi eccessi.
E anche questa maieutica naturalmente è fatta per compiacere il vecchio professore Tosco Baresi. Così da questa cucina a due o anche a tre, perché non sono ancora uscito dalla comune, escono pezzi coraggiosi e difficili, di cui Pettacolo si compiace, su personaggi pubblici di non facile maneggio, a delineare i quali l'audacia del neopita può fare gioco, ma naturalmente non può essere lasciata a se stessa. Tra la fine degli anni 90 e il primo quinquennio del 2000 si consolida così a mio vantaggio un pregiudizio personale di gruppo favorevole. C'è da essere soddisfatti per un professore d'oggi, 2002. Scrivono benissimo, 2005. Lo scrittore C, 2006. P, scrive da Dio. Belle conoscenze che hai tu, 2010. Avviamoci alla fine. Verso la fine della rivista ci si avvia già 5 anni prima della chiusura di fine 2012, cioè nel 2007. Le avvisaglie del tramonto coincidono con la scelta di chiedermi un'espressa corresponsabilità in forma di condirezione. Non è, come risulterà chiaro con il senno di poi, il nuovo ci fa per dire che avanza, ma un espediente dilatorio rispetto all'età e alla depressione di Russo, che quelle sì avanzano. Non che l'abbia capito subito per intero il senso dell'occasione. Il lungo fax da Siusi del 31 agosto 2007, preceduto da una assolutamente inattesa telefonata con cui mi propone di affiancarlo, lascia aperte interpretazioni lusinghiere per l'oggi, quelle che effettivamente c'erano e rimangono, sei veterano, eccetera, e molto più aleatorie e impegnative per il domani. Ho ben chiaro quel che ne pensavo io. Soddisfazione per l'immediato, certo, ma sin da subito grande inquietudine per quel dopo ipotizzabile, forse tra le righe, e auspicio da ogni punto di vista che il momento dei dilemmi tra il sì e il no, si spostasse avanti il più possibile di anni. Come ora sappiamo, questi dilemmi mi saranno risparmiati. In quel 2007 non era nato per adozione nessun principe ereditario. Nel primo numero del 2008 il mio ruolo in seconda copertina viene denominato non come vice direttore rispetto alle cose dette intanto, così mi aspettavo, ma con direttore. Era chiaramente una sovradeterminazione piacevole, ma ugualmente tale. Veterano o anche console, Russo poteva spiegarmi affettuosamente così l'itinerario mentale che lo aveva portato a me e a nuovi equilibri. Ma io avevo ben chiaro che non ci sono due re, come per restare dalle mie parti non ci sono due dogi. Forse si apriva la possibilità di un futuro diverso, ma il presente restava più o meno quello di prima. Il succo è che mi viene attuale promettermi subito fattivo, ma non invadente. In pratica allargo l'area dei contatti, mi faccio carico di pensare più in grande, sia in senso geografico che disciplinare, lo storico della musica Giovanni Morelli, del teatro Paolo Puppa, del cinema Giampiero Brunetta, fungo da consulente di fiducia un po' più di frequente su testi in dubbio, ma niente che cambi la natura dei miei apporti, che da molti anni non si limitavano a dargli i miei articoli ogni tanto. Forse ora il direttore con questo quadro duro si scopre un po' di più, come quando, calibrandolo su qualche caso concreto, esplicita al negativo le buone regole, vale a dire la tipologia degli autori e degli approcci che sono da evitare, facendomi la prima volta il discorso di principio e ripetendo la seconda due mesi dopo la stessa frase rigorista, ma aggiungendo questa volta casi e nomi di scritti autori bloccati, che io invece non vi dirò. In una delle mie prime lettere a te, che è maiuscolo, credo fosse una maiuscola per sfottere il condirettore, non vedo per quale altra ragione, in una delle mie prime lettere a te io allusi al dissidio con, ma non ne feci il nome, dissi che un ritratto critico aveva suscitato la mia inquietudine e ne scrivevo il 25 settembre. Come ovvio, ecco la frase che viene ripetuta per la seconda volta, come ovvio bisogna guardarsi dai collaboratori euforici, dai collaboratori bonaccioni, dai ritratti critici osannanti. Ci è capitato un caso recente che ha fatto inquietare,
nonostante l'autore fosse ben presentato da vecchi collaboratori, alludevo proprio al ritratto respinto. Fra i presentatori smentiti ci dovevo essere anch'io, forse a mo' di avvertenza precauzionale, visto che in quello stesso giorno, 25 settembre, gli avevo girato un piano di lavoro esuberante con una buona decina di possibili ritratti e saggi di antifascisti liberali democratici esuli negli Stati Uniti, frutto delle campagne di scavo di Renato Camurri ad Harvard e archivi correlati. Avevamo palesemente strafatto lui e io, e di tanti immaginati non se ne materializzerà uno, o non sottolineare l'arcidiavolo, un libro su Timo Gigliani, da bollati volentieri. Posso ancora citare, fra i segnali di quest'ultima stagione dei nostri rapporti, quando mi mette per iscritto i suoi giudizi su alcuni autori, quando cerca fra i veneziani l'autore giusto per scrivere di Bruno Trentin, Bruno, non Silvio, figlio, e noi ipotizziamo Rossana Rossanda, ma lui ribatte: volate alto, io preferisco fare il tallo scout, e sarà infatti Alessandro Casellato. Direttamente a lui, altro Casellato, altro esponente della covata veneziana, la quale dovrò in parte la presa in considerazione per l'ascesa, Russo aveva espresso un senso di saturazione per le troppe e spesso aggiustate, secondo lui, e false autobiografie dilaganti fra i dirigenti della sinistra. Questo non impedisce di ragionare sull'ipotesi di commento, che non andrà a buon fine, a un carteggio d'epoca fra Davide Laiolo e Figlia Gambetti, impegnati prima a nascondersi e poi a rivelarsi, che tutti e due, indipendentemente l'uno dall'altro, stanno passando dal fascismo all'antifascismo e ai partiti di sinistra. Che ci possa forse essere qualche cosa di simile a un nervo scoperto sul suo non aver fatto la resistenza, lo fanno trapelare certi passaggi epistolari o possibili, come nelle lettere di fine 2007 e inizio 2008, in cui apre un piccolo squarcio sul guardia marina del 43 a Brioni, lui stesso, che a differenza di Oreste Del Buono, lo scrittore che era lì, evita la prigionia. In una delle due lettere se la prende anche con chi ha osato accostare il comportamento di suo padre a quello di Piero Calamandrei. Io subito, quel vivente luogo di memorie, lo provo a raccontarsi, ma lui non ha bocca. Tra le idee che metto a segno, come probabilmente non mi sarebbe venuto in mente di proporre e realizzare prima di essere responsabilizzato coi gradi, c'è la ripresa e la pubblicazione del manifesto del fisico dell'Università di Roma Marcello Cini, a commento critico dell'invito del rettore al Papa di parlare alla Sapienza, ne parlano tutti i giornali, ma non accontentarsi di estrapolazioni, fermare il testo integrale e far sì che resti è nelle corde di filologi e storici laici. Un percorso analogo porta a riprendere l'appello al ministro dell'istruzione messo in circolazione da due storici, Piero Bevilacqua e Angelo Dorsi, con il titolo L'università che vogliamo. A parte questo, gli anni si sgranano, mentre io mi ingegno a interpretare la parte del battitore libero o telematico ambasciatore itinerante dell'arcidiavolo. E a Bari, nella casa redazione, Lallo e Adele, con il decisivo aiuto del segretario Raffaele Ruggero, provvedono a tirare le fila, tenendo come sempre i contatti con autori, tipografia e editori. Finché il 20 gennaio del 2012 il direttore mi dà segretamente l'annuncio. Sta cominciando il 67° anno della rivista e ha deciso che sarà l'ultimo. Ma me lo tenga per me, prendo atto, e me lo tengo per me, finché nel numero di luglio lo annuncia anche pubblicamente. Sui tempi e modi di discussione, eventualmente a Bari, altri ne sa sicuramente, lui potrà forse dire più di me. Entriamo in una fase congetturale di cui daranno prova a fine anno non pochi quotidiani che partecipano alle esequie. Io mi sono fatto l'idea che l'eutanasia, vanamente contrastata dall'editore, come non avviene spesso nel campo delle riviste e relativi editori, sia la riprova e il frutto dell'immedesimazione assolutizzante di Lallo in quella che era da ormai mezzo secolo la sua creatura e sempre più l'oggetto primario delle sue cure, per molto più tempo di quanto non fosse avvenuto nei soli 15 anni di regno
di suo padre. Ignoro se, al di là di Adele, sicuramente compartisse le sue riflessioni, abbia cercato consiglio in una cerchia autorevole di senatori. Naturalmente la fine, il modo della fine, non sono passati sotto silenzio, neppure sul piano delle illazioni e di più o meno dolenti o consenzienti commenti privati. Io so che con me non ne ha discusso e che, constatato questo, mi sono guardato bene dall'interloquire davanti a un fatto compiuto. La interpreto invece come la conferma che sin dal 2007 non aveva ipotizzato un seguito, ma una proroga. Dell'esistenza di questa diafana figura di condirettore, sostanzialmente estranea alla formula, si parla avaramente anche nelle interviste e nei pezzi in articolo mortis. E però non aveva voluto essere una sconfessione, tant'è che il congedo non lo scrive lui, lo fa scrivere a me. In quel numero 6 del dicembre 2012, che è il numero 402 in totale. C'era in fattura, come da una ventina d'anni, lungo tutto il corso dell'estate, riconosciuta a fine anno, un'altra puntata delle mie notelle schermate. Si decide naturalmente di portarla a termine, è anche un numero normale, e lo chiamo con l'aria che tira epiloghi, alludendo anche alle vicende politiche, Berlusconi, eccetera. Mi sorprendono i riferimenti alla fine della rivista, ormai nota e commentata in pubblico, in una delle schegge che come al solito la compongono e che ha anche un titolo, Monicelli e l'Arcidiacono. Mi viene bene chiudere personalmente anche dove tanti anni prima avevo cominciato. Non è che i problemi Stato e Chiesa si siano nel frattempo risolti. E così l'ultima scheggia si intitola con una delle mie fisse, l'infelice malconcio 20 settembre. Ma il brano di congedo vero e proprio, Lallo lo preleva dalla notarella, ne fa una cosa restante e lo mette come editoriale di prova, lo diceva lui, faceva capire, sono cose grosse, privilegi che toccano a pochi. Così, ancora Monicelli, lo intitoliamo, lo intitolo, da molti anni avevo acquisito il raro privilegio di scegliermi autonomamente i titoli, come eravamo. Sembrava impossibile che il sodalizio potesse stringersi con la nostra casa editrice. Tanto lontana appariva la figura di Aldo Olschi dall'impegno politico e anticonformista di Refagor, da prevedere la riuscita di un accordo. Un matrimonio che tuttavia riuscì a essere celebrato grazie alla preziosa intermediazione di Roberto Rioffi. Fu grazie a lui che, nelle severe stanze di Via delle Caldaie, quel giorno del 1961 si avviò una cinquantennale collaborazione destinata ad attraversare tre generazioni della nostra famiglia, Aldo, Alessandro, Daniele e Costanza. È peculiare che a fronte dei frequenti contatti, Lallo avesse poche occasioni di fermarsi a Firenze, tanto che ho memoria di averlo incontrato solo un paio di volte in casa editrice nel corso degli anni 70. Ho un ricordo del tutto particolare dell'andamento di queste riunioni, che poco avevano da spartire con gli incontri assai più formali che il giovane apprendista avevo da poco avviato con gli altri direttori delle nostre riviste. Proprio con il primo approccio ci assicurò fin dall'inizio un rapporto avulso da qualsiasi formalità e mai privo di quella ironia che Lallo coltivava in ogni occasione e manteneva anche quando i nostri punti di vista non convergevano.
non ne furono privi gli scambi epistolari della lunga trattativa per il cambio della veste di Belfagor, alla quale in quegli ultimi mesi dell'82 si opponeva fermamente, preoccupato che la nostra impostazione potesse incrinare la tradizionale copertina minimalista. Assai più vivace il confronto del 2000 sui limiti dell'espressione critica di quanto si stava pubblicando, argomento da affrontare con difficoltà con Lallo, per la sua ferma convinzione che l'aurea luciferina di Belfagor giustificasse anche approcci sopra le righe. Non fu un passaggio facile, forse il più delicato tra i nostri trascorsi, ma che alla fine trovò nella mediazione un esito condiviso. Era il maggio del 2009 quando una inattesa telefonata di Lallo mi annunciò la decisione di chiudere la rivista alla fine dell'anno in corso. Era un periodo difficile per lui, per le condizioni di salute e per l'insonnia che lo tormentava. Fu un fulmine a ciel sereno che originò una fitta corrispondenza dove, tra affettuose considerazioni personali, mi scrivevo: ora ti sarà più chiara la mia sofferenza nel percepire la possibile caducità di Belfagor e come abbia indistintamente collegato lo spegnersi della sua voce al generale contesto di profonda sonnolenza che sta pervadendo il paese. Non dobbiamo, non possiamo soffiare sulla candela proprio ora. Non cedere alla stanchezza e alla sfiducia nelle generazioni che verranno e che meritano la possibilità di camminare sui percorsi che abbiamo tracciato. Alla fine riuscì a convincerlo a ripensarci, ma solo dopo avergli promesso che non mi sarei opposto quando più avanti avrebbe preso l'irrevocabile decisione. Scelta che non condividevo in toto, ma che giustificavo nella consapevolezza dell'inscindibile legame che lo univa alla rivista. Nell'occasione mi anticipai che avremmo messo mano alla scansione dell'intera collezione per renderla disponibile nella nuova frontiera del digitale, per assicurare del favor a quelle nuvole del web dove caro Lallo immagino intento a rileggere tutte le pagine che ci hai lasciato. Daniele Olschi. Ed infine Luciano Canfora. Non ha bisogno di presentazioni, tanto più che gioca in casa. Nella sua università, nella nostra università, ci onoriamo di averlo professore emerito nel nostro Dipartimento di Scienze delle Antichità e del Tardo Antico e ce lo teniamo stretto. Va bene. Posso appoggiare questo qui? Intanto grazie, devo obbedire al nostro direttore, questo direi che è una deontologia ovvia, e quindi sarò non solo breve come sacrosanto, ma anche fermo, diciamo, legato al suggerimento che lui mi ha dato di riferirmi un po' sul filo, potremmo dire, biografico, aneddotico, all'esperienza di lunga durata di collaboratore di Russo e nel lavoro quotidiano di insegnamento e in quello di redattore vari anni di Belfagor. E anche mi ha suggerito, e io mi terrò a questo suggerimento, di valorizzare un aspetto al quale egli stesso ha fatto cenno imbrottando il nostro rettore con apparente guanto di velluto, ma insomma ricordandogli la priorità da dare all'istituzione bibliotecaria, il fatto che il germe, e ben più che il germe, lo sviluppo giovanile e la maturità della biblioteca di filologia classica, poi scienze dell'antichità, in tutta la sua ampiezza, molto deve alla tenacia, alla concretezza, all'empirismo, direi, caratteristico della mentalità di Russo.
Quindi sarò un pochino desultorio in questi miei cenni rievocativi, spero di trovare anche un filo conduttore. E i libri li nominiamo subito in apertura. Io ricordo bene, spesso succede di avere memoria delle prime impressioni, che la prima lezione di grammatica di greca e latina che conosce il partito, io mi iscrissi all'università, parlo del 1960, verteva su una serie di indicazioni di libri fondamentali che dovevano cancellare dalla nostra pratica e anche dalla nostra mentalità i libri di strumenti di tipo liceale. Quindi un po' di terrore non bastava, le grammatiche sia greca che latina di autori tedeschi che per dei giovincelli erano praticamente dei marziani, no? Degli elementi extraterrestri, lo spregio giustamente riversato sui vocabolari scolastici tanto frequentati ancora in questi ultimi tempi, vedo, e quindi mettere i libri tra le mani degli studenti. Primo ferro del mestiere fondamentale. E i libri della biblioteca, che allora era piccolissima dal punto di vista della struttura edilizia, diventavano presto accessibili, c'era un'apertura per gli studenti che avessero voglia di frequentarla, non enorme ma comunque valida, e quindi si capiva subito che studiare significava non soltanto divorare manuali, sciorinare i pensieri ricevuti a lezione, ma anche andare a toccare i libri da vicino, guardarli dentro. E di qui cominciò poi un'attività, come Russo l'aveva definita, bibliocratica, che si giocò di una stagione favorevolissima nella nostra facoltà. Io uso la parola facoltà impunemente, sostanzialmente esiste ancora, quindi la possiamo usare questa parola tranquillamente, perché era un momento felice dal punto di vista economico. Parlo su dettagli che possono sembrare insignificanti, ma per noi erano importantissimi. Potersi giovare di una collaborazione con la biblioteca centrale, no? Questa di facoltà, il cui direttore era un notevole personaggio, cui è intitolata la biblioteca, generoso, anche un po' timido rispetto all'influenza di Russo, per cui era una fonte per noi inesauribile di integrazione bibliotecaria. Poi passarono, come fu detto, gli anni delle vacche grasse e cominciarono dei problemi, però diciamo così, l'impianto per cui l'istituto, allora si chiamava così, di Fiorenza Classica, cominciava ad essere un luogo dove lavorare sul serio, si fondò, si formò, si consolidò in quella metà circa, diciamo, degli anni 60 fino alle crisi di fine anni 60, che furono crisi da tanti punti di vista, anche materiale. E non mi soffermerò su altri dettagli, anche se persone che sono qui dentro, a cominciare da Paolo Fedeli, Renato Locali e altri, ebbero tra mani i registri di inventario, no? Passavano ore sulle scale per contare i numeri e constatare quanti libri non c'erano più, e vizio che devo dire continua a perversare. Ora c'è una teoria umanistica che un libro rubato produce effetti nella testa o tra le mani di chi l'ha rubato. Io tendo a pensare che sono due le strade, quella dell'assimilazione concettuale e poi quella della rivendita, e allora la fruizione si sposta, non si risolve. E perché? Perché l'idea che ci fosse una frattura tra il lavoro intellettuale raffinato e quello materiale non ci passava sostanzialmente per la testa, e questa è un'altra caratteristica russiana. Da dove gli veniva? Gli veniva da suo padre, il quale era un tiranno, nel senso positivo della parola, perché tanti tiranni furono e hanno lasciato tanta traccia positiva, che Tucidide dice che Atene sotto Pisistrato fiorì.
Ora, era una disciplina dura e la pedagogia non aveva ancora spazio da nessuna parte, sul terzo piano c'era la pedagogia, ma per fortuna lontana. Mi è capitato in questi giorni di avere tra mano una ristampa non perfettissima della storia dello spirito tedesco nelle memorie contemporanee di Pasquali, e a un certo punto Pasquali ha una frase, il libro esce postumo, della morte di un incidente poco prima della pubblicazione, dice: un dotto socievole è già un maestro. Della pedagogia non so nulla, temo che abbassi un'arte a mestiere. E credo che in poche parole Pasquali dicesse esattamente quello che è giusto dire su questa pseudoscienza. Ora, siccome vi ho promesso la verità, confermo a tale promessa, vorrei tentare di dire in sintesi la mia valutazione soggettiva e dalla mia specola intorno all'opera e al prodotto, al risultato e alla figura di questo nostro antico collega e maestro. Io tengo a pensare, dato che la sua esistenza intellettuale sia, come succede normalmente, il frutto dell'incontro delle persone che ha incontrato. Noi tutti siamo la somma delle persone che incontriamo, questo è ovvio. Però nel caso del nostro uomo si trattava di Benedetto Croce, di Adolfo Amodeo, sulle ginocchia di Giovanni Gentile, perché i rapporti di Luigi Russo con Gentile rimasero buoni ben oltre la rottura di fine anni 20 tra Croce e Gentile, e potrei continuare elencando figure di spicco che furono negli anni formativi, nel suo presente. Non ho nominato Medianossa, Pasquali, Mancini, Giardataro, no, perché erano professori che insegnavano nelle università che lui frequentava. Quindi la somma di queste esperienze. E non ho nominato il padre, perché l'ho già ricordato prima, che determina una simbiosi notevole che si è sviluppata e ha avuto una prosecuzione significativa nella sua propria attività, e cioè mettere insieme il gusto severo dello studio che non fa sconti demagogici con un impegno forte, esplicito, di cui la rivista, il creare una rivista, è lo strumento, l'arma. Infatti ha imparato a fare le riviste, come si fa una rivista, da ragazzo, perché Luigi Russo era un appassionato di questo strumento, capiva l'importanza, viveva in anni, operava, era centrale la sua figura, come gli anni 30, in cui le riviste sono un veicolo importantissimo in una situazione di apparente, potremmo dire, monocorde cultura. Ma il fascismo non fu mai, non poté mai essere monocorde, perché quando c'è un partito unico, diceva Gramsci, si creano dei partiti all'interno del partito unico e si esprimono attraverso riviste. La battaglia si svolge così, con contrapposizioni sono anche forti. Quindi commentare rigo per rigo Machiavelli, commentare rigo per rigo Manzoni e fare una rivista di battaglia. Queste due cose sono irconciliabili? Nella prassi non lo sono state, e questo è accaduto al tiranno, ma è accaduto al figlio, che si è trovato, è stato ricordato ora con le parole di Olski, in una situazione personale estremamente difficile, proprio al passaggio del testimone nel 1961 della rivista Belfort. Un momento difficile per tanti motivi. Intanto, diciamo, nel 52 era molto Pasquali. Pasquali non si dava grande pena dei suoi allievi, sperava che si arrangiassero, li mandava nel mondo e loro si creavano
più o meno un consenso se erano capaci. E Pasquale scompare presto. Russo si orienta verso lo studio del teatro dell'Atene classica, del teatro comico, per delle ragioni che adesso inutile rievocare, ma che secondo me hanno molto a che fare con l'incontro con il libro di Croce e la poesia, e con la tematica poesia e struttura e forma materiale dell'opera poetica. Però questo non ci riguarda in questo momento. Da studente in quel 1960, per l'appunto, da studenti, perché dovrei usare giustamente il plurale, vedremo nascere la storia delle rane di Aristofane, che veniva spiegata a lezione e uscì nel maggio del 61, quando il corso era finito. E secondo me quello è un capolavoro, cioè veramente un grande libro. Questo libro nasceva come nuovo inizio dopo una ingiustissima sconfitta concorsuale nel 1958. E gli fu detto: beh, questo libro su Aristofane parla solo di tre commedie, studiate anche le altre. E lui si disse: studiare le altre, affrontando quella che era particolarmente eccitante per tutti, per il suo contenuto, per la circostanza in cui era stata messa in scena e per i grandi studiosi che ne avevano parlato, a cominciare dallo stesso Edward Frankel, che fu molto consenziente con le conclusioni analitiche e audaci di quella storia delle rane, quantunque esse fossero difformi dalle sue. Anzi, Russo aveva questo gusto, secondo me giustissimo, di invitare, mobilitare, avere attivo presso i suoi propri studenti una figura diversa. Per cui quando Frankel venne a chiamare, si conoscevano da prima, Frankel era stato un grande amico di Pasquale, gli aveva fatto i complimenti per le rane di Aristofane e gli diceva: fai il commento. E lui si diceva: ma da dove cominci? Dal verso che ti piace di più. E invece gli dice: tu perdi il tuo tempo con Giuliano, ti occupi di Giuliano l'Apostata. E dove si vede la devozione di un grandissimo come Frankel al canone? Infatti il canone è il canone, e ci sono i grandi meno grandi, e la decadenza. Decadenza è, come è noto, una parola da espellere dal vocabolario. Non esistono epoche di decadenza, oppure tutte le epoche sono di decadenza. E vedeva in lui quasi un peccatore che replicava il peccato, dicevo, a Mariotti, al quale lui proverava la egritudo scevole, diceva lui, perché si occupava di uno scritto, l'egritudo perdice, che non gli andava proprio a genio. Io ammiro moltissimo quelli che infrangono il canone, perché appunto il canone è una produzione ideologica, e però il disegno di Russo su Giuliano si fermò ad un certo punto, a parte un saggio molto efficace, brevissimo, ma secondo me di estremo rilievo metodologico, le tante tesi che trattavano singoli opuscoli di Giuliano poi non ebbero tutte sviluppo, e ormai questo accadeva anni dopo. Ma le rane nel 61, un nuovo inizio in vista di una nuova prova concorsuale. Nel 61 muore Luigi Russo, dopodiché quest'uomo si trova con l'editore che dice: tanto la rivista senza Luigi Russo non esiste, è una rivista personale, e aveva ragione Dalla in certo senso, no? Adesso lo stesso Russo diceva che le riviste sono monocratiche, esistono anche gli archivi, le riviste che durano secoli, poi a un certo punto nessuno le legge più, perché non sono legate a una forte personalità. E Dalla sapeva benissimo che per favore era legato a un tipo umano non facilmente ripetibile come appunto Luigi Russo. E la forza, ne abbiamo parlato tante volte di Russo in quel momento, fu da una parte di agire pur nella debolezza accademica, non usiamo questo linguaggio che fa irrigidire ogni tanto il moralismo di alcuni imbecilli, ma l'accademia è un luogo politico importante tanto quanto i partiti politici, i giornali eccetera, e quindi il fatto che uno studioso capace tenda ad avere una posizione solida per fare un'azione che è intellettuale, pedagogica, politica, lungi dall'essere un reato, è un fatto positivo. E questo oggi lo dobbiamo ripetere, non so perché, allora era ovvio. E
convoca, per così dire, a parte la mediazione di Ridolfi, due personaggi tra loro diversissimi, a parte le origini comuni, e cioè Eugenio Carrè ed Elio Cantimori. In Cantimori lui vedeva il vero storico filologo, lo stesso aveva perfettamente ragione, attribuendo a sé e ad Antonio Lapenna il ruolo di redattori. Ridolfi, che era il più scanzonato, diceva: tanto il direttore sei tu. E questo era un po' un paradosso, però per anni questo apparente, questa guida policefala andò avanti. Poi man mano, prima Ridolfi, poi Carrè si ritirarono. Quando io facevo il redattore c'erano Russo e Cantimori insieme. Cantimori morì nel 66 e lasciò uno scritto, una scrittura che non so se è vero, ma secondo me non è vero che si fosse emendato, come lui ci ha rivelato guardando le scritture umanistiche. Era uno scritto su Chedi, anzi su due fratelli Chedi, svizzeri protestanti storici, e scritto a mano, che abbiamo trascritto e pubblicato nell'ultimo fascicolo in cui è apparso il nome di Cantimori. Ora, qual è? Aggiungo un dettaglio. Una prima perplessità, paradossale, sul tenere in vita la rivista si manifestò nel 68. Io ho certamente dei carteggi di quell'epoca, ma non perché la contestazione, anzi, la contestazione in certo senso era arrivata dopo, no? C'era stato già nel 67 un intervento molto impegnativo che anticipava tensioni universitarie, eccetera, ma dopo l'invasione della Cecoslovacchia, uno dire che c'entra la Cecoslovacchia con il Bersagor? C'entra perché? Perché la biografia di questa rivista e delle persone che l'hanno fatta vivere prima 15 anni e poi 50 è un pezzo della storia della sinistra italiana, un pezzo originale, non schierato nei partiti, che fa capo ad un preciso settore intellettuale che è passato attraverso l'esperienza effimera ma fecondissima del Partito d'Azione, dal liberalismo crociano, più o meno crociano, allo schieramento di sinistra. Quelli lì aveva esponenti in carne ed ossa che hanno significato molto, e ovviamente per loro approdare attraverso la maturazione interiore ad uno schieramento che a un certo punto ti brucia con delusioni drammatiche non era certamente un'esperienza facile da affrontare. Mi ricordo che mi ha raccontato delle discussioni con Fausto Codino, che era uno dei legami con Bari. Fausto Codino, uomo ritrosissimo, molto dotto, aveva studiato a Zurigo, poi era diventato redattore di La Terza. Aveva uno stipendio, devo dire, non c'era Alessandro, possiamo dire, gli antenati suoi andavano montanti di oro ai. Parliamo di un'Italia che non c'è più, naturalmente. Fausto Codino, traduttore dal tedesco, che conosceva perfettamente, militante comunista, nel 56 entra in crisi, chiude anche spiritualmente i suoi rapporti con un movimento politico nel quale si era profondamente riconosciuto, e Russo non si è iscritto mai sul partito, tranne forse a un certo punto al Partito Radicale per amicizia con Aloisio Renzi, ma vabbè, come dire, deliramentum temporaneo, dico con simpatia perché egli stesso capiva benissimo l'inconsistenza di quel movimento politico, e quindi non aveva analogo contraccolpo dinanzi al 1956, che è la cesura della storia del Novecento, se vogliamo. Ma nel rivedere 12 anni dopo riproporsi una situazione analoga nel cuore dell'Europa, era un fattore tale da spingere alla domanda: ma vale la pena che continuiamo?
Io non fui di grande aiuto, devo dire, perché per parte mia la cosa era altrettanto pesante. E invece però gli dette coraggio, credo che questo sia giusto ricordarlo, l'esperienza del manifesto. Per il fatto che, tra l'altro a Bari cominciò con il mensile, venisse fuori una voce che non costituiva abiura all'armata e felifraga, ma una voce critica, positiva, lungimirante, aspra. Quindi grande sostegno al manifesto, al movimento quotidiano. E la linea, se si può parlare di linea, che volle seguire fu quella che io tendo a chiamare individualismo pragmatico. Credo che sia la definizione più giusta. Individualismo pragmatico, per cui c'è una questione concreta, ci si batte per quella questione concreta. Talvolta facendo, vedo, come si dice nei consessi, il professor Giuseppe Mastromarco, no? Lo vedo nel senso che sta lì. Ecco, e mi ricorda il novembre del 1970, va bene? Cioè un momento, non successe nulla di epocale, tranne forse il tentativo di colpo di Stato di Valerio Borghese, ma lui non c'era di questo, posso rassicurare. No, era un momento che fu vissuto con dedizione, devo dire pratica, con continue sollecitazioni operative. Cos'era successo? Una delle caratteristiche che partono col 68, gli anni seguenti, la riproposizione dell'antifascismo come problema, ma da parte di persone talmente giovani che non potevano sapere nulla di cosa fosse, quindi quello che a me capita di chiamare l'antifascismo retroattivo, no? Che può essere un difetto, può essere un pregio, in quel caso portava a una giusta severità nei confronti di coloro che anziani si riverginavano. E gli dette sui nervi un articolo. Io non so se devo imitare Mario Snelli, che ha messo sempre puntini, nomi, appuntati, senza che io gli stesse parlando, ma lui lo sa benissimo di chi stava parlando, e quindi lo imiterò. Dirò che un grande storico fiorentino che insegnava la cattedra di storia moderna di Fede Valdese, che era stato in Puglia per ragioni scolastiche negli anni, fine anni 30, poi era in Spagna, probabilmente come, perché il ministero aveva poi rapporti con Franco, sostanzialmente riappare a Firenze con la divisa del PWB inglese e fa un'ottima, come dire, attività a fianco degli alleati, e questo va benissimo. Non si è tenuti ad andare per forza sulle montagne con un mitragliatore, si fa il proprio dovere in un momento storico di quel genere, anche mettendosi a, anche tutto ma la parte si divergino così, mettendosi nel servizio di informazione inglese. Ma che cosa ha detto Ginevra Russo? Il fatto che questo signore scrivesse un articolo in cui diceva: da partigiano mi ricordo i contadini che ci davano una fetta di prosciutto mentre noi affamati. Questo gli diede uno slancio, devo dire, polemico fortissimo, e cominciò a costruire una sorta di dossier che non fu mai pubblicato, perché Alessandro Oschi, essendo un uomo equilibrato e soprattutto avendo timore di ricontraccolto il carattere, diciamo pure, finanziario, accademico, politico, eccetera, bloccò questa operazione e il fascicolo non contenne questo dossier, che chissà che fine ha fatto, ma che comunque aveva il suo interesse. Perché ho citato questo esempio? Per ricordare, per mettere in luce la capacità e la volontà di focalizzare su un caso concreto un problema generale. Lì c'era un problema generale, cioè che non si può ingannare la generazione più giovane riscrivendo la propria storia. E credo che questo sia l'insegnamento più interessante. Grazie. Prima di chiudere e di avviarci in biblioteca,
per l'intitolazione per la sala lettura a Carlo Ferdinando Russo. Preferirei chiudere con tre brevi note, dando la parola direttamente alla famiglia Russo. Inviterei un attimo qui al tavolo Raffaele Ruggero per la lettura di una nota simpatica che egli possiede e dare la parola appunto con lui a Luigi Russo, il padre, poi il figlio e la sorella. In primo luogo desidero esprimere un ringraziamento sincero al Dipartimento di Scienze dell'Antichità del Tardo Antico e al professor Popero che lo dirige per aver promosso questa iniziativa, e grazie di cuore ai relatori per l'autenticità. Il frammento di lettera che vi leggo, intesa con Antonio Resta, che è il responsabile del Fondo di Giusto a Pietrasanta, è del 14 aprile 1942. È una lettera, un frammento di una lettera di Luigi Russo a Adolfo Romeo. Quel giorno, 14 aprile del 42, Luigi Russo subiva a Firenze una perquisizione della polizia in casa propria per ragioni politiche. Come usava a fare in una corrispondenza che era quotidiana, scriveva subito la sera a Adolfo Romeo. La lettera è molto lunga, vi leggo solo l'estratto che ci interessa, che ci interessa anche come paesi. Io penso, scrive Luigi Russo, che questa perquisizione abbia avuto uno scopo esplorativo, poiché mi dicono che ci sono stati degli arresti a Bari. Devono aver voluto indagare su me, direttore degli Scrittori d'Italia. Tutto sommato io sono stato contento di questa esplorazione che ha sventato qualsiasi possibile diceria sul mio conto. Oggi le dicerie sono un po' su tutti. Il contegno del commissario e degli agenti è stato sempre gentilissimo e direi perfino amabile. La mia tranquillità per avermi persuasi che si trovavano di fronte a un uomo che non aveva da nascondere nulla. Hanno visitato anche il mio portafoglio, gli hanno trovato 30 lire, dei biglietti da visita e l'abbonamento ferroviario. Poi hanno finito con ammirare la mia biblioteca. Hanno esplorato le camere delle figliuole e io speravo che venisse fuori qualche lettera d'amore, nemmeno quelle. La camera di Lallo, e lì sono saltati fuori fogli e fogliacci del filologo classico novizio. Ma come? Scrive anche suo figlio? In questa casa scriviamo tutti. Venne fuori una lettera di Anda, e stupivano nel sentire chi era. Scrive anche questa signorina? Anche questa signorina è una assai valente ispanista e ha pubblicato un bel volume sul teatro dell'Ottocento. Ti racconto questi particolari perché tu ti renda conto che tutto è sfumato in nulla. Poi rileggo con piacere la breve testimonianza che è raccolta nel volume che celebra i 50 anni di ricerca e didattica della Facoltà di Lettere e Filosofia, un volume curato dal professor Franco Tadeo, che è qui tra noi e che ringrazio appunto per essere venuto. Tra l'altro è una testimonianza, una breve testimonianza di una delle ultime volte, delle ultime presenze di Russo qui in Ateneo. Ricordo, dice Carlo Ferdinando Russo, ricordo di essere entrato alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari alla fine del 1950. Eravamo allora a Corso Trieste, vicino al mare, quasi fuori della città, in una sede molto luminosa, indisturbata, molto lieta. Negli anni precedenti, prima di arrivare in una città allora così graziosa, avevo svolto funzioni di esercitatore a Firenze e di assistente straordinario a Colonia, grazie alla fiducia di Giorgio Pasquali e di Punta Bianca. In quelle sedi mi ero presentato agli studenti anche con dei piccoli corsi, ora sulla storia della filologia,
ora sulla poesia epica pseudo-esiodea. In questa facoltà ho avuto una certa formazione. Oggi la facoltà è fiorente, estimata, e ricca di libri filologici apprezzati ovunque, è ricca di ricercatori e di docenti di rango, e anche spiritosi. E perciò voglio concludere dicendo che questa facoltà è stata per me un dono inaspettato della vita. Alla fine degli anni 90, in occasione di una cerimonia per la facoltà di lettere e filosofia, Lapo scrisse che l'incontro con l'Università di Bari era stato per lui un dono inaspettato della vita. Quando nel 1948, in modo piuttosto improvviso, il suo maestro Giorgio Pasquali gli propose di fare domanda per un incarico di letteratura greca a Bari, Lapo fu un po' esitante. Chiese consiglio a nostro padre e nostro padre gli suggerì: è bene che tu vada nella città dell'editore La Terza, l'editore di Benedetto Croce. E così Lapo venne a Bari e oggi quel dono inaspettato viene da voi generosamente rinnovato. L'anagrafe e la stagione mi impediscono di essere con voi in questa giornata, ma desidero vi giunga il saluto grato e cordiale da parte mia e della famiglia Russo. Giuliano Russo Pa. All'alba del 6 ottobre 2013 le ceneri di Carlo Ferdinando Russo insieme a quelle della compagna, delle coppie, sono state sparse nel mare Adriatico, nel mare di Bari. Ma come dimostra questa bella cerimonia, non è andato disperso il ricco patrimonio di affetto e di gratitudine verso quel diavolo, anzi quell'arcidiavolo d'uomo. Grazie. Non lo vedevo legato, spero che tutti, sì, sono tutti.